sera, frutta fresca di stagione, i chicomori quest'amore, più crema dopo sole che tormentone. Ah, ah, belli capelli, ma sì, un passo di twist and I have a dream, le scarpe di Travolta nel festival gris, come mi agito quando sei qui, anima mia, portami via, sopra un ricordo. Eccoci qua, ben trovati a Udinese Tonight, in quella che oserei definire la puntata più surreale della storia di questa trasmissione. Intanto perché vi parliamo da dentro uno stadio e a pochi metri da noi si sta giocando una partita della nazionale italiana in contemporanea, ed è già questo, insomma, è particolare. E poi perché, insomma, ci avrete seguito, avrete visto quella che è stata una giornata davvero intensa, carica di tensione, carica di apprensione. Insomma, abbiamo vissuto una giornata particolare anche nelle modalità per entrare al lavoro, per esempio, e questo, insomma, un pochino ci ha scosso, ma cerchiamo di riconciliarci con quello che è il calcio, con quella che è una partita, e parlare di quello con Rino Busato. Buonasera. Ciao Giorgia e buonasera a tutti. Marco Tavian. Ciao Giorgia. Massimo Campazzo. Buonasera a tutti. Ciao Alessandro Surza. Giorgia, ciao a tutti, buonasera. Ovviamente c'è anche il Poma in giro per lo stadio, che sta raccogliendo un po' così pareri, facce, impressioni. Noi abbiamo fatto un po' di Marcord, tra poco vi proporremo qualche intervista. Beh, partire insomma da Spalletti, che torna dopo 20 anni, in qualche modo con quella stretta di mano compare un Pozzo, che no, un po' ci ha fatto sorridere. Ma c'è anche Vicario, abbiamo intervistato poco fa il papà, andremo a sentirlo, Paolo Maldini, che qui esordì e ora è qui ad aspettare l'esordio di suo figlio. Ci sono veramente tante storie qua dentro questa sera, cercando ovviamente di lasciar perdere quello che è fuori, perché veramente è stata una giornata carica. Però riassumiamola prima di andare, anzi saluto anche Bibi Velluzzi da Milano, che vedo collegato. Ciao Bibi! Buonasera a tutti, buonasera a voi! Allora, ti faccio subito vedere Francesco Pezzella, che ci riassume, collegato dall'esterno dello stadio, quella che è stata la giornata incredibile, surreale di oggi. Francesco. Sì, buonasera Giorgio, intanto lasciami dire che mi sorprende che Tavian abbia superato i controlli, perché naturalmente è un personaggio molto pericoloso. Comunque, scherzi a parte, qui all'esterno dello stadio, naturalmente adesso non c'è più nessuno, qui siamo vicino ad uno dei varchi di accesso con Alessandro Fermonte, vi facciamo vedere tutti gli operatori che fino ad una mezz'oretta fa erano impegnati ancora nel controllo delle persone che in possesso del biglietto dovevano superare il primo sbarramento, il primo prefiltraggio per il controllo del documento e del titolo, quindi del biglietto, dopodiché la perquisizione con il metal detector e nelle borse, negli zaini, se c'erano oggetti pericolosi che non potevano entrare. 10.000 persone, 12.000 i biglietti, 10.000 quelli realmente venduti, secondo quello che ci risulta. Per il resto, nel conteggio sono finiti anche tutti i passi. Insomma, per dire che cosa? Che tutto questo clima di militarizzazione, vedete ancora le camionette con i lampeggianti accesi, qui in previsione poi di quando finirà la partita, ci sarà ancora un po' di ordine pubblico da controllare per il deflusso degli spettatori. Tutto questo sicuramente ha influito sulla presenza degli spettatori allo stadio. Perché? Lo diciamo perché di solito quando la Nazionale ha giocato qui, possiamo anche dire di solito perché di partite qui la Nazionale ne ha fatte alcune negli ultimi tempi, lo stadio ha sempre registrato il tutto esaurito. In questa situazione ha influito il clima di tensione e di preoccupazione per quello che poteva accadere, che per fortuna non è accaduto, perché poi tutto è andato bene. L'unica cosa che non è andata bene è stata l'arrivo del pullman dell'Italia, perché come abbiamo raccontato in diretta nel nostro telegiornale, il pullman con i giocatori azzurri è arrivato in ritardo, una mezz'oretta dopo quello di Israele, probabilmente a causa del traffico che da Butrio, dove la nazionale ha atteso in ritiro la partita di questa sera, per raggiungere qui evidentemente c'erano diversi blocchi e con molta difficoltà. Noi abbiamo seguito l'ultimo tratto qui del pullman dalla zona, dall'uscita della tangenziale fino ad arrivare qui allo stadio, insomma ha impiegato un po' di tempo. Tutto questo per dire che alla fine
il sistema, l'organizzazione è andata in maniera perfetta, qualche problemino nel traffico in cui è incappato proprio il pullman dell'Italia. Per il resto tutto ha funzionato alla perfezione. Adesso c'è un'area di surreale silenzio qui dove prima c'era un po' di caos, ma come abbiamo più volte ribadito, erano dei controlli necessari da fare, considerando che l'avversario si chiama Israele e che Israele in questo momento è una nazione che sta che è coinvolta in un conflitto internazionale che sta alimentando molte molte tensioni. Per una partita di calcio naturalmente qualcuno potrebbe dire assurdo arrivare a tutto ciò, ma purtroppo tant'è, si è dovuto fare tutto questo. Ti riassumo anche brevemente quello che è successo invece dalle 17 in poi in centro, dove c'è stata la manifestazione dei pro Palestina. Secondo le stime della questura, circa 2000 persone hanno partecipato al corteo che è partito da Piazzale della Repubblica in Borgo Stazione per attraversare via Roma, poi viale Europa Unita, via Aquileia, viale Vittorio Veneto per arrivare poi in piazza 20 settembre. Ebbene, anche in questo caso possiamo dire che tutto è andato bene, non ci sono stati momenti di particolare tensione, ci sono stati i discorsi degli organizzatori che hanno denunciato il genocidio secondo loro da parte di Israele su Gaza nei confronti del popolo palestinese, ma tutto è andato bene, tutto si è svolto nella più totale tranquillità e serenità, e va fatto un plauso anche alle forze dell'ordine che hanno controllato perfettamente che tutto andasse come doveva andare. Qui dall'esterno del Brunelleschi Stadium io ti restituisco la linea, Giorgia, e vi auguro un buon proseguimento di trasmissione. Grazie, grazie mille Francesco Pezzella, sì, è stata una giornata pazzesca, dopo vi faccio vedere due immagini per riassumerla. Intanto saluto il Poma. Buonasera Giorgio, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera TV12. Dove sei stato fino adesso? Ero in giro, perché sai, quando arriva l'Italia qui c'è sempre una forte emozione. So che insomma c'è stata qualche problematica, però è sempre bello avere l'Italia qua, dai Giorgia, è sempre assolutamente bello. Mi dispiace per tutti i bambini che sono rimasti a casa, li saluto perché tanti mi hanno scritto e ragazzi, sarà per la prossima volta. Sarà per la prossima volta. Due immagini che vi fanno capire un po' la giornata che abbiamo passato. La prima è la foto dei militari sul tetto dello stadio. Ora, è chiaramente venire a lavorare in qualsiasi posto di lavoro e dover passare il metal detector, aprire le borse, rispettare l'orario d'ingresso, gli artificieri in redazione, non è normale. E devo dire che ci ha messo anche tensione. Alessandro, confermi, cioè per noi sono state, l'abbiamo vissuta maluccio, ecco, nel senso proprio di paura. E poi l'altra immagine che facciamo vedere è quella del ritiro dell'Italia, dove di solito ci sono tanti bambini e famiglie ad aspettare che escano i giocatori. Oggi c'erano la polizia, i carabinieri, l'unità cinofila antiesplosivo con il simpatico cane Jasmine, che è salito sul pullman degli azzurri a cercare, cioè a essere sicuro che non ci fosse nulla. Cioè, questo è chiaro che, eccolo qui Jasmine, gli ho promesso al cane che l'avrei fatto vedere, quindi ci tengo particolarmente. E quindi voglio dire, avvicinarsi a questa partita è stato impegnativo. Credo che sia anche questo il motivo, per chi poi ci segue da casa, ha letto, ha visto, per cui insomma la partecipazione. Jasmine voleva guidare anche la mia macchina, Giorgia, oggi allo stadio, sì. Bene, bene. Per poco. Se guidi da cani, però. Era contemplata questa cosa, ci siamo messi d'accordo prima in VIP, io e... Allora, vado prima da Bibi e poi raccolgo anche le vostre sensazioni, che avete vissuto anche voi un ingresso qui allo stadio particolare. Bibi, da fuori, insomma, che idea ti sei fatto di tutto questo? È tutto logico in un contesto di questo tipo, perché stai giocando con Israele e la situazione è questa qui. Sicuramente ero più vicino all'idea di Dettoni, che è un'idea simbolica, romantica, per certi versi ideologica, di non concedere il patrocinio, che è un gesto, appunto, non è il non volerlo dare o il volerlo dare, è un gesto. Avrei visto qualche iniziativa, avrei voluto che sì, che Comune e Federazione si stringessero la mano maggiormente in tutto questo periodo che è stato lunghissimo, che ha preceduto questa partita, e si trovasse una soluzione che poi è stata trovata con l'associazione di Arezzo. Però non avrei visto neanche male l'idea di ragionare su un incasso da devolvere alle vittime. C'è questa beneficenza, si fa tanta solidarietà, forse in una partita del genere
qualche gesto mi sarebbe piaciuto vederlo, ecco. Non l'avrei solo derubricata al fatto, no, si gioca qui, è un grande evento, viene la nazionale, no, è un evento particolare, è un momento caldissimo a livello internazionale, a livello mondiale, e avrei voluto vedere, ecco, forse più il comune e la federazione vicine, che sentirsi, unirsi, trovare un qualcosa, un qualche gesto che potesse semplicemente legare alla solidarietà, alla vicinanza a chi in questo momento soffre. Ok, quindi tu dici dare un segnale tutti insieme, insomma, in favore della pace, che poi sia al di là che di quelli che sono gli schieramenti, in certo, cui per carità, certo, è quello non mi che addentro. Tutti vogliamo e quello che tutti vorrebbero. E poi chiaro che la partita c'è, una partita in cartello. Io credo che la soluzione di Udine sia stata calcisticamente una soluzione intelligente, cioè ci diciamo da anni che è uno degli stadi più belli d'Italia, uno stadio che veramente, quando andrà totalmente completato, io credo sarà addirittura il più bello. E quindi è una destinazione, una scelta intelligente, tant'è vero che mi sembra che invece Federazione, Canciani e Fedriga stiano addirittura lavorando su un progetto per fare le eventuali finali di Nation League tra Udine e Trieste. Questo perché il Friuli Venezia Giulia è una regione che in questi anni ha speso moltissimo sullo sport e su tutto, lo dimostra anche il marchio da main sponsor sulla maglia dell'Udinese, quindi è una regione con la quale si può ragionare e con la quale c'è un dialogo sempre molto aperto e sempre molto prolifico, quindi io credo che la destinazione fosse quella appunto di uno stadio funzionale, di un posto che meritava una partita internazionale perché lo merita, ed è stata scelta Udine anche perché gli stadi in Italia di questo livello sono veramente molto pochi, quindi se devi fare una partita internazionale è giusto dare una certa figura, una certa vetrina, una certa immagine che lo stadio di Udine sicuramente dà. Che mi dite davanti a questa provocazione? Tutto vero, no? C'era ovviamente erano necessarie tutte queste misure, visto il momento in cui siamo. Secondo voi doveva esserci un segnale maggiore? Cioè lanciare un segnale maggiore di pace in questa occasione? Non lo so. Rispondiamo alla provocazione di Bibi. Ma guarda, io Giorgia su queste cose qua, cioè, a parte che non voglio entrare perché sono delle sabbie mobili. Io da uomo di sport dico che bisogna che noi ci fermiamo sulla partita di calcio. E la partita di calcio, quando parliamo di pace, è la partita di calcio. Lo sport deve rimanere sport. Già ci rifacciamo, abbiamo la storia piena di queste cose qua alle quali io non sono d'accordo, dal 1980 a disertare le Olimpiadi di Mosca, perché poi alla fine gli atleti, scusa Rino, a proposito di questo, che poi sì, così non lo affronto io, non volevano mandare la nazionale di tennis quando abbiamo vinto la Coppa Davis in Cile. Jesse Owens, la minoranza nera, non lo voleva mandare alle Olimpiadi di Hitler, per capirsi. Sì, ma tutto sbagliato. Chiudo la parentesi. Io ho capito dove vuoi arrivare, Max, ma io sono d'accordo col tuo pensiero. Cioè, per me lo sport, deve, cioè il messaggio sport, di pace, ragazzi, il messaggio di pace, perché dopo tutto il resto, qua il 30% conosce veramente cosa sta succedendo davvero, lì. Hai ragione. E guarda Giorgia, te lo dice uno che l'ha studiata, che l'ha vissuta, adesso senza entrare, conosco bene cosa è il Medio Oriente, no? E io che ci ho lavorato, ci capisco il 10%, figurati chi invece non lavora su quei territori lì, no? Che ne sente parlare solo ai bar, no? Ecco, allora rimaniamo nello sport. La partita di calcio di stasera è un segnale di pace, esatto, ma è sport, deve essere chiuso lì. Adesso tutto quello che c'è fuori, bisogna che sia così, no? Perché purtroppo ci sono dei segnali che bisogna capire e bisogna prevenire, perché come si dice sempre, è meglio prevenire che reprimere, no? E l'hanno fatto in una maniera incredibile, perché io stasera ho fatto tutto il giro e ripeto qualcosetta, non tanto, ma qualcosetta ci capisco, l'hanno fatta. Chi ha organizzato l'ordine pubblico stasera? Bravissimi, No, è da fargli complimenti, perché anche chi era lì ha fatto passare la cosa molto tranquilla. Sì, è vero, proprio vero. Molto tranquilla. Grande cordialità. Quindi grandissima professionalità. Quello che volevo grandissima, dire io, allora, io devo fare i complimenti a quelli che stanno lavorando lì, ma soprattutto a chi sta lavorando, ma anche a chi ha organizzato l'ordine pubblico, perché ha passato un messaggio di tranquillità. È vero.
Ancora una volta, prima di Giulia risponde presente anche sulla sicurezza, quindi veramente un grandissimo. Io farei un applauso. No, grandissimo. Impeccabili. A tutti i tornelli, tutti i passaggi, chiaramente congestionati perché avevano bisogno di convogliare le persone in determinati accessi, ma tutto sommato snelli, oltre che molto sereni, molto tranquilli, sereni, anche abbastanza snelli, abbastanza celeri. Complimenti vivissimi, sono stati veramente bravi. Max, in queste cose qua, quando chi opera, l'operatore, è così sereno come li abbiamo visto, ma non solo le forze dell'ordine, anche gli steward. Certo. C'è un clima di serenità e quindi quando è così le cose vanno molto più lisce come sono andate fino adesso, perché sai, bisogna sempre, ecco, voglio dire, però visto fino adesso, però organizzato benissimo, molto bene. Perché sai Giorgia, negli ultimi 5 anni, io insomma la mia veneranda età ce l'ho, ma negli ultimi 5 anni noi abbiamo visto sfuggirci delle cose che noi avevamo per scontato, che era la salute nel 2020. Abbiamo visto che tutti siamo mortali e ci può cambiare la vita da un momento all'altro. E la pace, che noi venire allo stadio per noi tutti la domenica, no? Il tornello ti controlla, no? Che perdite di tempo, eccetera, perché si dà per scontato che la pace ci sia sempre stata, che non è così, e c'è. Adesso abbiamo toccato in maniera tangibile che la pace non è una cosa scontata. E stasera, ti dico la verità, io insomma negli stadi è da 40 anni, 45 che ci vado per un motivo o per l'altro. Mi ha messo angoscia venire a Udine, vedermi le forze dell'ordine, strade chiuse, stadio blindato, metal detector dappertutto, cani antibomba, e chiaramente bisognava farlo assolutamente, non entro nella questione politica perché negli ultimi anni noi purtroppo abbiamo sempre avuto le fazioni come nel calcio, pro-Covid, pro-vaccini, contro-vaccini, Palestina, sono cose più grandi almeno per quanto mi riguarda, io sono un uomo di sport, nella politica per l'amor del cielo. Io dico sempre una cosa, che di calcio e di politica tutti possono parlarne, non tutti possono farlo. Ecco, questo è un messaggio che mi piacerebbe che qualcuno anche lo recepisse, perché qua siamo diventati tutti strateghi, tutti politici. Ti mando un WhatsApp dopo. Perché si va a finire nell'ipocrisia, no? Non sapevo, Marino, sono delle cose che sono più grandi di noi. Si va a finire sempre, quando si parla, si va a finire nell'ipocrisia, no? Perché poi alla fine non è così. Ma noi non sappiamo, ti ripeto, da Cile 76 in poi, Los Angeles, Mosca, no? Le fazioni andiamo, non andiamo. Io non entro su queste questioni. Guarda Mosca la storia di Enzio, di Enzio Gamba, no? Cos'è? Faceva judo lui, che adesso è diventato, era il braccio destro di Putin, poi alla fine il suo maestro. Ma lui quella volta era nei carabinieri e siccome che il suo sogno era vincere l'oro alle Olimpiadi e quegli anni lì non era come adesso che uno si gestiva, no? E lui ha dovuto dare le dimissioni ai carabinieri perché quella volta hanno boicottato le Olimpiadi, poi per mandare Mennea, perché dopo anche lì la politica, no? Che la verità poi è questa, per mandare Mennea a vincere l'oro nei 200 metri, perché ha avuto pressione della federazione, hanno trovato la cosa che noi italiani sappiamo fare benissimo, l'escamotage. Facciamo una botta di qua, una botta di là, e hanno lasciato a casa i militari e hanno mandato i civili sotto la bandiera, non so se dell'ONU, comunque a gareggiare senza l'inno nazionale italiano. E Enzio Gamba cosa ha fatto? Che quella volta non aveva una lira, no, quella volta c'era la lira, ha dato le dimissioni dei carabinieri e ha potuto partecipare alle Olimpiadi, poi lui è stata la sua fortuna perché alla fine ha vinto l'oro, grandissima cosa, ed è diventato il braccio destro di Putin, che quella volta non era quello di adesso. Anche quando ne diamo faccio un'altra questione politica, restiamo nel fuori. No, dico, lo sport è pieno di queste storie, no? Allora io dico, devi saltarle tutte, no? Cioè non fai questa edizione, non fai quell'altra, non vai a giocarti la Coppa Davis in Cile. Lo sport, no? Basta, no? È qualcosa che si... Io lo so che lo sport, una partita come stasera dà visibilità, no? Io mi auguro che tra qualche tempo ricorderemo questa partita per il clima in cui si è giocato, a maggior ragione ancora più, sarà un ricordo ancora più penetrante, quando ci sarà finalmente la pace. Racconteremo di cosa è successo, pace qui e pace in Ucraina, ve ne abbiamo due di focolai, sperando che
Taiwan non sia il terzo, voglio dire. Quindi, sì, cioè, vabbè, ma abbiamo tutte le guerre che non conosciamo, no, certo, in Africa. Certo, no, certo. Perché sennò qua apriamo un mondo. Sì, allora, lo so, non c'è una potremmo, guerra, sì, sì. Non c'è una guerra numero uno, una guerra due, una guerra tre. In giro per in il mondo Africa, di guerra in questo mi sembra momento. In Congo se stanno ammazzando. Cioè, sì. Capito? Ma però, non vedo proteste per il Congo io qua. Però, Giorgia, se vogliamo fare un discorso prettamente personale, la scelta di Udine... Hanno scelto Udine, non hanno scelto così a caso perché non sapevano che poi sarebbe successo questo. Hanno scelto Udine perché Udine, il Friuli, l'Udinese Calcio, dà garanzie. E ancora una volta ha risposto presente in una maniera ineccepibile. Quindi questo va dato atto alla società in cui noi lavoriamo, alla regione in cui noi abitiamo, comune stesso e provincia, certo. Perché solamente a Udine, secondo me, potevano realizzare quello che hanno realizzato questa serata. E anche al popolo. Ah, cioè, assolutamente. Quando dico noi, friulani, ragazzi. Prendiamoci qualche merito. Insomma. Cioè. Va bene, comunque, la partita è ancora 0-0. Bibi, che cosa ti aspetti invece dal punto di vista sportivo da questa partita? Noi è chiaro che aspettiamo soprattutto una cosa, l'esordio di Lorenzo. Siamo qui per quello, insomma. Tu credi che avverrà? Ma beh, penso di sì, perché comunque vabbè, c'è già appunto un omaggio alla friulanità con l'esordio di Vicario, cioè con Vicario in porta, ma io penso di sì a seconda di come si mette la partita, perché comunque è stato chiamato al posto di Ken, infortunato, quindi è un giocatore chiamato non solo, non perché gioca nell'Udinese, che è la città che ospita, è la società che ospita questa partita, ma perché evidentemente Spalletti lo ritiene veramente un terminale offensivo di grande utilità. Quindi se la partita soprattutto non dovesse sbloccarsi, io credo che nel secondo tempo ci dovrebbe essere spazio per Lucca, perché poi sulle palle alte è un giocatore importante e l'Italia è qui per deve vincerla questa partita, perché vuol fare strada in Nations League, quindi Lucca può essere assolutamente una carta utile, soprattutto se gli arrivano palloni dalle fasce laterali. Ce l'auguriamo davvero, sarebbe bello vederlo esordire. Vedo qui. Più utile forse per certi versi Lucca, e poi tutti aspettano anche, come dicevi tu prima, anche l'esordio di Daniel Maldini, che è un esordio molto mediatico, che fa molto rumore, sicuramente un giocatore che è cresciuto, lo vedo meno come un giocatore da usiamo il termine 22 della nazionale, credo che se proprio deve andare a cercare la tecnica ci sia forse anche qualcosa di meglio. Però è chiaro che è un esordio che fa rumore, perché è il figlio di Paolo, ed è un nome che abbiamo intervistato. Attenzione, perché c'è rigore per l'Italia. Non vi vedevo convinti sul rigore. No, rigore netto, sacrosanto, dai, per favore. Sì, rigore netto, rigore stupido. Taviana a prescindere non è. Allora li danno, allora l'Udinese non li danno. Sono rigori del 2024. Cosa? Questo è calcio di rigore, ma no, ma sono d'accordo, ma no. È un rigore del 2024. È veramente pollastro il giocatore delle stava uscendo dall'area di rigore. È un rigore veramente. Rigore, il contatto c'è, rigore. Stavo discutendo sul cartellino. Adesso silenzio che ci retegui sul dischetto. Un momentino, eh? Ah, io ho sentito già il rumore dello stadio. Voi no? Ecco. Allora. Vediamo se è giusto. Sì, sì. Eccoci qua. Un c'è applauso. Il gol dell'Italia. Molto bene, c'è il gol dell'Italia. Sarà contento Max Moras del gol di Retegui? Sì. Sì, è perché lui dice che non deve giocare in nazionale. Ah, sì, perché è argentino. Noi abbiamo sempre questa discussione, no? Perché dice deve giocare un italiano. Io Lundi no. Sì. Beh, fa ma del morire resto, Max, ragazzi, numero uno. Per quello che sono in questo momento gli attaccanti italiani. Appunto. Obiettivamente. Cioè, spiegatemi chi altro puoi far andare Retegui. In nazionale. Retegui. Se ci fosse Igor Protti sarebbe titolarissimo. Non dico Dani Ugner. Si giocherebbero la maglia. Cioè, si strapperebbero i capelli per uno Tovalieri, per l'altro. Giocherebbe Tovalieri. Ugner giocherebbe fisso. Ma certo. Beh, anche Igor Protti. Sì, però va bene, allora prima di salutare Bibi ti vorrei lasciare con questa grafica che riguarda gli impegni dell'Udinese da qui alla prossima sosta, mentre vediamo Spalletti esultare come un pazzo, perché ti chiedo anche in questo caso da esterno, tu che cosa ti aspetti in questo prossimo mese, perché fin qui insomma ci siamo assolutamente esaltati, no? Per questa squadra. Allora, questi sono gli appuntamenti fino alla prossima sosta, sono Milan, Cagliari, Venezia, Juventus e Atalanta. Che cosa ti aspetti dall'Udinese in questo mese che ci aspetta?
E mi aspetto delle conferme, perché comunque è una squadra che appunto finora ha fatto 13 punti, insomma, quindi ha fatto un cammino straordinario fin qui, e peraltro lo ha fatto con delle difficoltà, perché ci sono tanti giocatori non al meglio, ha rivoluzionato la difesa e ha perso Neuwen Perez, sostanzialmente non ha mai avuto Christensen, quindi ha sempre avuto una difesa che Runiai ci ha dovuto cambiare, questo è l'aspetto primario. Ha perso a un certo punto Toven, che è il miglior giocatore dell'Udinese per distacco, per la classe, la qualità e soprattutto per quanto incide. Quindi ha avuto innanzitutto queste due difficoltà, ha perso Lovric, ha perso Pagliero, ha perso giocatori a centrocampo, non ha mai avuto Sanchez, che dovrebbe forse fare la sua ricomparsa contro il Cagliari come convocazione il 25, così come Pagliero dovrebbe tornare in quella partita lì. Chiaro, ci si aspetta molto la partita col Milan, soprattutto se ci sarà Toven, perché la sua qualità può servire, sarà una bellissima partita. E poi da lì, chiaro che uno pensa che le partite col Cagliari e col Venezia siano due partite da vincere, anche se l'Udinese ha sempre mostrato contro le grandi a volte di fare dei buoni colpi, dei buoni risultati. Quest'anno lo ha già fatto con la Lazio, quindi è andata molto bene, è andata male secondo me soltanto a Roma, dove ha mollato un po', forse c'è stato anche un eccesso di deconcentrazione, quindi penso che recuperando gli infortunati possa veramente dar fastidio a molti, e soprattutto deve riassestare la difesa, perché finora non è mai stata al completo, quindi ha avuto un po' di fortuna, perché con Lecce è chiaro è stato quel gioiello di Zemura sbloccare una partita che forse non si sarebbe sbloccata, però è anche vero che ha avuto davvero tanti problemi a livello di organico. Perfetto, ti aspettiamo a Udine, speriamo ovviamente in un contesto migliore rispetto a quello che stiamo vivendo noi. Allora, qui Giorgio, oggi ho visto movimento dietro le tende del Bibi, Bibi, vedi chi c'è dietro le tue tende, per favore guardati le spalle. Chi c'è? Sanchez. Ah, bene, va bene. Sanchez col vino. Perché è ora di cena, quindi c'è anche lì il vino del Coglio. Perfetto, allora, perfetto. Se c'è il vino del Coglio sei assolutamente a tuo agio. Va bene, ti aspettiamo qui a Udine, Bibi. Grazie per esserti collegato con noi. Grazie a voi, grazie, ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao. Allora, c'è una punizione per Israele. Seguiamo questa, poi andiamo a raccontare un po' di storie. Per un fallo di mano di Tonali, che ha intercettato un pallone. E ora la punizione bassa, barriera centrata in pieno. Attenzione però. Ah no, ok. Aveva fischiato l'arbitro, temeva un altro fallo di mano, in quel caso sarebbe stato penalty, invece punizione fuorigioco evidentemente. È stato a braccio alto da parte dell'arbitro, quindi evidentemente un giocatore israeliano che era in barriera, ma oltre la linea, ha colpito la palla. Uno quindi schema lungamente riprovevole nell'allenamento. No, non ho capito cosa ha fischiato. Battuta malissimo questa punizione. Sì, calciata male, comunque era molto pericolosa sui 16 metri, 18, quindi si resta sullo 0-0 quando scatta in questo istante il 45esimo. Con un minuto di recupero. Ma che Italia è stata fin qui, tu che l'hai seguita più di me? Ma ha rischiato all'inizio, tra l'altro proprio nel momento in cui noi stavamo facendo l'intervista al padre di Vicario, stava per segnare Israele. Detto questo, poi ha giocato l'Italia, Arteghi si era mangiato un paio di gol, di cui uno clamoroso, uno abbastanza importante, se l'ha divorato anche Tonali, e poi l'Italia l'ha sbloccata con quell'ingenuità del difensore che ha pestato proprio i piedi a Tonali, e di fatto l'Italia ha fatto la partita, poteva anche essere con un vantaggio più rassicurante al termine del primo tempo, però è avanti, va bene come, così. Come la partita d'andata a Budapest, si è uniformata al ritmo di Israele, va piano, sì. Non è una partita, però insomma, è vantaggio per ora meritato, per quello che abbiamo potuto, sì, ma i ritmi sono molto blandi. Sì, però è una partita importante, no? Per tutto quello che c'è poi in ballo. Anche perché ricordiamo che chi arriva primo nei gironi di Nations League guadagna la possibilità di essere testa di serie nel girone di qualificazione ai mondiali. Che non dire più quella parola. No, non lo dico. Oddio. Però di fatto di quella competizione là. Tutto il mondo si giocherà nel 2026 là. Mamma mia. E quindi insomma, queste partite che il Messico là. Queste partite che normalmente venivano magari anche un po' sottovalutate, no? E invece sembra che le cose hanno un senso. Nazionale, esatto. Un senso. Ma poi anche per le finali di Nation League ci potrebbero essere degli sviluppi per la fase finale, So che le trattative sono avanzate. Molto avanzate. Beh, sarebbe credo bello. Che la finale a
Udine e il terzo o quarto posto a Trieste. La buttiamo lì. Se fosse questo sarebbe bellissimo. La buttiamo lì. Sarebbe bellissimo. Diciamo, non lo so. Però ha delle buone informazioni. No, buttiamola lì. Da bar. Questa è da osteria proprio. Allora, domanda. 20 gennaio 1985. C'ero la neve, c'ero. C'eri già? In panchina c'era Nelson Lido. Ma come c'eri già? Ah, no, e me l'hanno raccontata. Cioè, nell'85 eri già nato. No, Giorgia, c'ero con le mie memorie. 1-1 con il Milan, tanta di quella neve in campo, e esordì un ragazzino che poi però ha fatto poca carriera. L'esordio di Paolo Maldini. Se lo ricorda anche lui, l'abbiamo intervistato poco fa, andiamo a sentire. Paolo Maldini, possiamo dire che per te Udine, insomma, rimane un posto speciale? Assolutamente sì, perché la mia carriera è iniziata qui, da professionista, e torno sempre molto volentieri, e magari questa sera mio figlio potrà esordire proprio qui a Udine con la nazionale italiana. Che emozione senti pensando a questa ipotesi? Beh, sono emozioni da papà, quindi sono più forti di quelle di calcio giocato. Si parla di calcio giocato, ma si parla comunque di famiglia. Per la nazionale invece che momento è? Beh, dopo il brutto europeo naturalmente ci aspettavamo qualcosa di diverso, e credo che le prime tre partite abbiano detto proprio questo. Hanno fatto tre grandi partite e l'ultima non è stata vinta solamente per quel problema che è successo a Pellegrini. Qui a Udine stiamo vivendo un inizio di stagione euforico, bellissimo. Hai avuto occasione di vedere l'Udinese, e se ti ha colpito? Sì, l'Udinese io la considero da sempre una delle squadre più fisiche in assoluto, e infatti i problemi dell'ultimo anno sinceramente mi avevano sorpreso molto. Io credo che comunque abbiano raggiunto uno status che gli possa permettere di non lottare per la salvezza, ma di ambire a qualcosa di diverso. Oggi potrebbe fare il suo esordio anche Lucca. Come lo vedi in questa nazionale? Lucca è merce rara, centravanti, cosa che ormai è veramente raro nel calcio, quindi credo che l'Udinese abbia fatto un grande acquisto. Magari ti aspettiamo anche a Udine a vedere qualche partita ogni tanto. Magari, okay. Va bene, ok. Grazie mille. Prego. Ecco, Paolino Maldini. Sempre un ragazzino. Sempre un bell'uomo. Possiamo pure sbilanciarci, insomma, sempre un bell'uomo, sì. Vabbè, insomma, merce rara, uno come Lucca è merce rara, è forse vero che è merce rara. Cioè, l'abbiamo detto tante volte qua. È veramente merce rara, non ce n'è nel, insomma. Guarda, io Giorgio l'ho detto tantissime volte, se Lucca impara a giocare fuori dall'area, cioè nel senso a fare i movimenti giusti, a cucire il gioco, come diciamo noi allenatori, no? E a dialogare un po' con i compagni, a baciarsi un po' in bocca col suo compagno di reparto, come piace dire a me. Hai creato scompiglio nei tuoi compagni di tavolo. No, perché ha guardato Marco Taviani in quel momento. Io guardavo Pepe, però. Se lui impara questo, allora diventa un centravanti importante. Perché in area, secondo me, lui è uno dei tre più bravi. In area. Perché i gol che fa lui, se andiamo a rivederli, l'altra volta li abbiamo fatti, assomiglia tantissimo a un ragazzetto che era Trezeguet. Se vai a vedere a lui, no, adesso, a parte gli scherzi, lui in area è un killer, perché è forte di testa, forte in acrobazia, fa gol. Tante volte noi vediamo il gol suo, dice bel gol, ma sono gol difficili quelli che fa, attenzione. Cioè lui li fa vedere facili, ma in realtà sono gol difficili. Ecco, lui dentro quei 16 metri lì deve imparare a giocare fuori, perché ogni tanto fuori, purtroppo col calcio moderno di adesso, deve legare un po' di più i reparti, cosa che ancora, ad esempio Davis quando entra, alza la qualità della squadra e ti fa guadagnare 20 metri. Perché? Perché sa legare il gioco meglio. Ecco, se lui impara questo, secondo me diventa uno dei più forti centravanti che abbiamo in Italia. Ha ragione Maldini, merce rara, non ne abbiamo. In Italia ormai, con il nuovo, ed è colpa nostra, di noi allenatori, col sistema che abbiamo in testa di giocare in una maniera o nell'altra, ci siamo persi i difensori che non sanno più marcare, ok? Perché giochiamo tutti a zona, qua là dopo becchiamo gol, andiamo a analizzarli 200 volte, marca uomo, semplice. Cioè, non è che dobbiamo girarci tanto intorno, no, fai una zona mista,
Invece no, diciamo, no, perché siamo tutti, ho sentito quando facciamo riunioni di allenatori, ho sentito le cose più, no, perché adesso siamo... C'era arriviamo, anche Damiana a quelle riunioni. No, lui non viene mai, non so, è da anni che manca. Perché non vuole sentire le cose che mi parlano fuori. Da anni, tutte le cose più strane, in realtà è colpa nostra. Difensori non sanno marcare, davanti non abbiamo più il centravanti. Bene. La terza cosa è fatta. No, vabbè, ma dimmi, provami il contrario. E l'ultima cosa, 16 portieri. non c'è un giocatore che salta l'uomo. Quanti giocatori che saltano l'uomo ci sono in Italia? Questo si stava perché, meglio, si stava ma meglio perché, quando si stava peggio, ma perché insomma. Questo? Perché già dalle scuole calcio, siccome che gli allenatori non sono più istruttori, no? Sono tutti quanti allenano i pulcini, pensano già alla prima squadra, no? Allora tutti schierati a diagonale, a corcia, a lunga, ai ragazzetti, il braccetto, questi non capiscono. Sei fatto un po' di amici stasera, tra gli allenatori a casa che ti seguono. Ma guarda che gli allenatori, facciamo, ma non solo in dilettanti. Questo è un ragionamento. Quindi è colpa degli allenatori se noi non abbiamo più una nazionale noi competitiva? Sì. Per me, non al 100%, però un buon 60% colpa nostra. Nostra. L'alternativa è di voi mamme. L'alternativa secondo me è colpa allora degli allenatori. Allora è colpa vostra. Beh, è più facile, no? Giorgia, adesso battute a parte. Io non posso pensare che le mamme che hanno messo al mondo i figli negli anni 70 e 80 erano più brave di quelle del 2010 e del 2020. È impossibile, no? Sta di fatto che sono cambiate le mentalità. È quello che ha detto lui, lo sposo in pieno. Perché la colpa è nostra. O è loro, perché ormai io non alleno più. I bambini non si divertono quando si allenano, che è la cosa secondo me allucinante. E i ragazzini piccoli non sono dei bambini, ma sono degli uomini più piccoli per gli allenatori. Si dimentica che sono dei bambini. Invece noi lavoriamo con un bambino di 8 anni che se uno di 20 fa i 200 metri, allora uno di 8 può fare 12. Lo portiamo in scala il rapporto. No, non è questo. Se tu vai, io vado a vedere, a me piace il calcio, io veramente, poi sono andato a vedere anche la pallavolo, ieri sono un amante dello sport. Quello che mi fa imbestialire è che non vedo più bambini che si divertono. Anche i bambini giocano a 9 anni, che già li vedi come si atteggiano, come se fossero davanti alle telecamere, no? A 9 anni. I bambini devono... Ma anche tu a 9 anni, diciamo così. Ci sta. Perché dovete... Perché mi attacca? No, perché l'hai fatto con una certa nonchalance, eh? Vedi con che brutta persona sono qua stasera. Tieni duro. Te la sei tirata. Vabbè, no, comunque tra poco andremo a rivedere un po' di gol di Luca, per, insomma, per gustarcelo, anche per portargli fortuna, perché penso che sarebbe una bella botta di vita, esordire. Per lui. Lì, sotto quella curva, se entra e segna, usciamo tutti e andiamo in tribuna ad applaudire. Favore, domenica fa la doppietta, no. Sabato fa la doppietta. Se entra e segna, vi giuro, mi spoglio. Oddio! No, allora Giorgio, io ti avviso, io tra poco vado via. Preferisco vedere Luca in diretta e non vedere Taviani in diretta qui. Speriamo che Indy faccia una bella partita, ma non faccia gol. Ma io speravo in te. Allora, c'è un'altra bella storia, quella di Vicario. Abbiamo intercettato il papà, giusto Alessandro? La partita in tribuna, mentre vedeva i primi minuti della partita, siamo andati ovviamente a stressarlo. Vediamo che cosa ci ha detto il papà di Vicario. Allora, vediamo se è pronta l'intervista che avevi messo in cartella, sì, vero sì, Alessandro sì. Surza? Bene, si chiama intervista papà Vicario. Esattamente, okay, Michele per sono, questa è comunicazione di servizio per la regia, anche perché abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto tutto, no, ma non è colpa dei ragazzi, prima, abbiamo fatto Michele, tutto proprio. Tre minuti prima di entrare. Michele, non lo sapesse, Michele ecco, provate a cercare come intervista Michele Vicario, forse la troviamo, perché quello che stiamo per mandare è il figlio, invece noi dobbiamo andare. Eccolo qua. Super regia, grazie mille ragazzi, andiamo a sentire. Qui in diretta dalla tribuna della Blue Energy Stadium con il padre di Guglielmo Vicario, signor Michele, le emozioni di questi primi istanti di gara? In questo momento sono con gli amici, per cui sono rilassato. Non ho questa tensione, si è un po' smorzata rispetto a prima, anche perché questo è il nostro stadio, ci siamo già stati con Guglielmo da piccolo. E questo non vuol dire che sono comunque emozionato in generale e orgoglioso. Ma se io le chiedo di riavvolgere il nastro a quando Guglielmo era a Venezia e a vedere tutto il percorso che l'ha portato al Tottenham e poi oggi qui, che cosa le viene da dire? Ecco, vediamo che adesso voglio vedere cosa succede. È andata bene,
È andata bene, in diretta l'occasione per Israele. Ma quello che posso dire è che nel cosiddetto percorso di crescita di ogni giocatore, quello che penso conti di più è, come dire, la testa, la mentalità, la convinzione di poter migliorare e di avere degli obiettivi, che sono obiettivi per Guglielmo penso sempre stati il massimo che potesse pensare e quindi desiderare. Di certo questo non era ancora né nella testa né nei pensieri, però arrivare in alto, quello sì. Professionisti a questi livelli devono avere questa loro certezza, se vogliamo. Poi devi dimostrarlo, devi meritarlo, lo sai. Grazie mille, gentilissimo, buona partita. È l'orgoglio di papà, eh? L'orgoglio di papà. Storia incredibile anche questa di Vicario, eh? Ma quella di Vicario, cioè, è una storia da film. Perché insomma con Michele ci conosciamo bene, partecipa lui, anche lui ogni tanto con le cene tra juventini che siamo lì in zona Chiavris. E, però il figlio non è juventino, quindi e, no, una storia bellissima, perché diciamo il papà adesso qua Ale gli ha chiesto da Venezia, però il papà ci tiene sempre a ricordare da dove è partito, no? Lasciamo stare il settore giovanile all'Udinese, poi lui a un certo punto ha avuto, come succede a tanti giocatori di quell'età, no? Ha avuto un momento così e la sua carriera è partita da Fontana Fredda. Quindi lì ha avuto la fortuna di conoscere un direttore sportivo che poi l'anno dopo andava a Venezia, il Venezia che era fallito. Sempre in Serie D, tra l'altro, Sì, perché il Venezia nel frattempo era fallito. Era partito. Quindi è una storia bellissima la sua, ma è un esempio secondo me anche per tanti giovani che iniziano a giocare a calcio, perché con l'esempio e conoscendo la storia vera di Guglielmo, tanti col sacrificio si capisce che puoi arrivare, perché lui dei tre portieri di quella volta, Scuffet, Meret e lui era quello meno, almeno gettonato, quello era magro con un ciuffo in realtà, no? In realtà invece l'opposto di Sansone, lui si allena tantissimo dopo e sai cos'è la cosa, Max, perché dopo parlando col papà, oltre ad allenarsi tantissimo, essere testardo, sei arrivato al Tottenham naturalmente, no? È anche uno bravo a scuola, cioè uno sì, che studia, cioè quindi lui ha fatto un percorso veramente parallelo a scuola. Non so se lo ricordate. È un esempio, guarda, è un esempio. Lo chiamavamo la domenica pomeriggio a commentare le partite, o comunque dopo la partita a commentare qua nei nostri studi le partite, chiedeva appunto permesso per venire, proprio per la testa, per quello che riusciva a offrire come spunto tecnico. Era un ragazzo brillante, preciso, accurato. Sì, anch'io lo conosco bene, no? Famiglia splendida. Devo lasciare andare il Poma, che so che vuole andare a vedere chi c'è in tribuna, però alle 10 abbiamo Hindler collegato. Allora, intanto ve lo salutate, però magari ritorno, anche perché il calcio, come dicevamo prima, deve essere gioia, deve essere condivisione, quindi una partita di calcio è anche ritrovare degli amici. Qua oggi è arrivata veramente tutta Italia anche, no? Quindi sì, questa è una cosa bella. Tra l'altro ci sono tante storie legate a Udine e all'Udinese, abbiamo visto Stramaccioni prima che fa in seconda voce, cioè adesso torneremo a parlare ovviamente di Vicario, insomma ci sono tante storie che si incrociano qui davvero belle, ma torna alle 10, voglio farti dopo salutare Hindler. Torno solo per vedere se quello lì si spoglia vicino a Campazzo. No, ma alle 10 comincia il secondo tempo, se debutta. Guarda, solo per te potrei anche cominciare a... Ecco. No, passiamo ancora in orario protetto. Allora, guarda, lo lascio così. Potrebbe essere già quello troppo. È una minaccia, quella è una minaccia. Campazzo, Campazzo. Solo per te lo faccio. Guarda, allora, che abbiamo un gruppo di tifose che ci stanno seguendo dal Cividale, saranno una ventina. Oddio. Che non guardano la partita ma guardano la trasmissione. No, le salutiamo. Se si spoglia... Sì, perché è il compleanno di Francesca. Auguri, così la salutiamo. Però se mi scrivono che se ti spogli
potrebbero rimangono lì. Facciamo partire le donazioni allora, le donazioni. Oddio, vi rendete pensavo conto? Pensavo che spegnessero io, questa paura. Vabbè, insomma, beh, potrebbe essere una carriera quella dell'animatore dei... Adesso, guarda, hai ragione, ci penso. L'uomo complemento oggetto. Mille lire. Beh, l'euro, anche il mille lire rispetto a andare indietro con il tempo. Vabbè, siamo, 5 euro. Siamo dai. Così. Siamo fatti così, siamo fatti allora, così. Allora, vai a vedere chi c'è. A parte Giorgia. Abbiamo visto già un sacco di gente, la Navarria, tante. La Rizzi, abbiamo visto Restivo, abbiamo visto Antognoni. Ruggero dei Timidi. Ruggero dei Timidi, abbiamo visto un sacco di gente. Miss allora, Friuli Venezia Giulia. Allora, fatti un giretto, vedi se trovi qualcuno, magari ti colleghi anche. Vabbè, però magari qualche torna... altro pazzo che voglia spogliarsi. Ecco, porto qui. Altro pazzo che voglio spogliare. Portalo qui. Sì? Però se vuoi salutare Inler verso le 10 si collega, ok? Vabbè, allora verso le 10 magari posso tornare. Ricci per fagioli, giusto per dire una cosa tecnica. Chi? Ricci per fagioli. Bene, ok. Centrocampista con centrocampista. Per dire una uno cosa serio, seria. Uno serio, il Campazzo. Sempre attento, sempre sul pezzo. Va bene, allora Pama puoi andare, grazie. Fai come se fossi a casa tua, puoi andare. Noi torniamo un attimo su, sulla storia di Vicario, che dicevate partiva un po' da sfavorito, no? Sì. E poi invece... Davanti a sé, lui, sai, sono periodi della storia, no? In quegli anni, in tutte le categorie, c'era Simone Scuffetti che è un 96, e c'era Samu Perisan e Alex Meretti che sono dei 97, Vicario 96... Ivan Provedel 94, quindi lui partì per un'altra strada. E il Vicario ha fatto quella scelta perché non riusciva a giocare, c'erano gli altri davanti, no? E lui è andato a Fontana Fede. Non è facile per uno che fa tutta la trafila a Udine e poi decidere di tornare nei dilettanti. No, cioè, Marco, la storia è bella, no, sì. Non è facile. Però la storia è bella, si è messo Marco, in discussione. Per essere precisi, non è che lui ha scelto andare nei dilettanti. A un certo punto gli si è chiusa la strada. No, ma questa è la storia, cioè il film è qua, no? Perché sennò è facile. Gli si erano chiuse le strade perché il calcio è questo, purtroppo lo sappiamo, no? Non è che scopriamo l'acqua calda. Gli si era chiuso tutto. Ed è andato a Fontana Fredda a giocare in interregionale. Tanti fanno questo percorso e purtroppo finito. Lui è stato fortunato perché, ripeto, ha trovato... Però testardo, no, certo, cioè, ragazzi, no, ma se avete quei livelli hai delle qualità. Guardatevi le foto di quando giocava a Fontana Fredda e fisicamente com'è adesso. Sì, è... sembrava il mini, sembrava il mini me di Vicario quello lì, eh? Un ragazzino magro, esile, qualche brufolo, testona di capelli, me lo ricordo perfettamente. Guarda, un po' il percorso che sta facendo Di Bartolo, no? Io glielo auguro, glielo dico sempre. Di chi sta facendo? Di Bartolo, no? Che parte anche lui dall'Udinese, trova, non trova spazio, gira un po', va a farsi la Serie B in Belgio e adesso è nel Palermo. Ha avuto la sfortuna che purtroppo il ritiro si è rotto male. Il piede, sì. Ma adesso rientrerà alla gra... Ma anche lui, grande famiglia dietro, naturalmente. Questa non può non esserci, non può però, non esserci. Però Scuffetta e gli sì, altri, però lui, grande famiglia dietro. Io so un che adesso, ragazzi, non può, se però non c'è... Dire, no, ma sono esempi per i giovani, cioè, certo. No? Dico, anche lui, so che adesso ha rotto il piede, ma si allena 24 ore al giorno, cioè perché vuole arrivare lì. Questa, no? Eccolo là, guardate Lorenzo Luca con la pettorina viola che si sta scaldando. Davian, attenzione. Insomma, no. Potrebbe essere, è cominciato il secondo tempo da qualche minuto e l'abbiamo visto, eccolo lì, ecco, tra entra, i giocatori entra. Che telecamere ovviamente su di lui perché potrebbe essere il protagonista di questa serata. Ma io me lo aspetto in campo. Ti entra dico, e fa gol, vedrai. Io ti dico questo. su no, Vicario... Se entra e fa gol, io ve lo dico, me ne vado perché non voglio assistere allo no, spettacolo. No, ma neanch'io, ha ragione okay. Purtroppo. Lo lasciamo qui da solo con sono qua con Campazzo. No, lui... conduce il piccolo Sturza, è una one man show. Ale, mi giro, conduco guardando là. Va bene. Allora, però basta che rimani qua. Moralmente. Ascolta, ma la Ferilli c'è in tribuna, no? Perché anche lei. Beh, adesso magari... chiedi troppo. No, ma gli diciamo che è un giocatore della Roma. Ma perché tu preferiresti la Ferilli a me? No, no. Ma che scherzi. Vabbè. Comunque, Giorgia, per concludere il sì. Discorso su Guglielmo, sì. Lui aveva giocato con me un anno. No! No! Questo è uno scoop! Da piccoli, era il 2009, lui è un anno più piccolo. E a proposito della voglia di giocare, no? Lui non si accontentava di venire ad allenarsi con i più grandicelli, giocava un altro portiere del 95 e gli avevano detto, buon, giocate voi due. E lui ha detto, no, io se qua non gioco, torno indietro con quelli della mia età, perché io voglio giocare, non mi interessa di essere con quelli più grandi se poi non gioco. Quindi quello sempre ha avuto la testa per voler giocare, anche se magari non trovava spazio in questo momento, è andato a fare un passo indietro per poi farne sette avanti. Ma quanti anni avevate quando avete giocato? Lui 13 e io 14.
Però ed non era c'è già... nel curriculum, nella geografia di vicario non c'è. Non questo, c'è, no, vedi? Però nel mio sì. Sì, assolutamente, credo sia una delle cose più importanti che lui non ha fatto tante partite con me quell'anno proprio perché c'era il portiere di un anno più grande a quell'età lì, magari. Sì, sì, lui al Bearzi era con i suoi l'annata era 96. Era piccolissimo, però già vedevi non tanto. Non potevi prevedere che sarebbe arrivato. No, siamo no, onesti, nessuno no, l'avrebbe mai pensato, però la determinazione, perché un altro ragazzo invece, per dire, non faccio nomi, ma del 96, lui, no, io invece sto con i più grandi anche se non gioco mai. Lui invece scende di categoria e va. Ma sei andato a salutarlo, vicario? No, oggi no, perché ero qua con te e lui era un po' incasinato e quindi no, non l'ho ancora salutato, ma lo vedo quando quindi viene. Quindi vi sentite? Udine. Poco, perché ammetto che ci siamo un po' persi poi negli anni. Abbiamo altri amici in comune, ci siamo visti, ma insomma io e lui di meno negli ultimi anni. Però di dimenticarmi. Secondo me ha cercato secondo di me dimenticarmi, certo. Siamo certo, tremendi certo in questa trasmissione. Annegato. Allora, un'altra storia particolare, non so voi, ma a me ha fatto effetto vedere quella foto del Paron che dalla mano a spalle. Spalletti che ha avuto delle parole importantissime per Udine, andiamo a sentirle e poi ne parliamo. La CT della Nazione torna ad Udine, dove lei ha vissuto una parentesi molto positiva della sua carriera, le chiedo che effetto le farà insomma tornare ad Udine. Bellissimo, tantissimi amici che saranno stasera a vedere la partita allo stadio, sono stato benissimo a Udine, è stato un posto che mi ha cresciuto sotto tutti gli aspetti, sia sportivo che umano. Città civilissima, gente per bene e io ritornare lì dentro faccio sempre allo stesso modo, che mi emozionerò. Si emoziona. Sì. Però ragazzi, lui è diventato Luciano Spalletti qui. Sì. Prima aveva collezionato un sacco di insomma mezze esperienze, finite tutte abbastanza maluccio. Non qui benissimo. Lui è diventato Luciano Spalletti. Però poi a posteriori, no, dopo tanti anni, io credo che lui sa gestirsi, cioè lui ha toccato due apici nella sua carriera, no? Ha vinto anche in Russia, per l'amore del cielo, un allenatore che ha fatto vedere calcio spettacolo dappertutto, ma i suoi due miracoli sportivi sicuramente è la qualificazione in Champions a Udine, perché l'abbiamo poi vista solo qua grazie al lavoro che faceva lui nell'anno precedente, e lo scudetto a Napoli. E quando tu in due piazze così tocchi questi apici, ripetersi è quasi impossibile, no? Si è visto Napoli l'anno scorso e noi purtroppo ci siamo andati vicino con Guido Lima, non ci siamo più ripetuti, anche perché poi le qualificazioni non le abbiamo avute. E io credo che su questo lui sia un maestro, di lasciare quando sei ancora un vincitore. Forse lui ha percepito che qua aveva ottenuto il massimo, aveva finito il suo ciclo, come ha fatto a Napoli. E quindi resterà nella storia dell'Udinese e nella storia del Napoli. Certo. Questo passeranno 200 anni, parlerai dell'Udinese di Spalletti, la Champions, i preliminari, e però parlerai grande, dello scudetto di regione, Napoli. Sono serie, cioè, a posteriori è un grande rammarico però averlo visto, no? Che sono, è stato molto bello, molto toccante, anche perché non si era lasciato benissimo quella volta lì, non si era lasciato benissimo. E soprattutto è un grande rammarico col senno di poi non averlo avuto nell'anno della Champions sulla nostra panchina, perché l'allenatore che l'ha sostituito e i giocatori che sono stati gestiti tra virgolette da lui quell'anno lì, non quell'anno, quei mesi lì, perché finché c'è stato il lavoro di Spalletti siamo ancora andati, poi dopo ci siamo inabissati. Rischiando di retrocedere tanto, è stato veramente drammatico. È stato veramente drammatico. Non ti nascondo, lo dicevo giù in sala stampa, non ti nascondo che io a settembre 2005 io ho pensato allo scudetto. Perché noi... Non era battuta. Porta un po' di rispetto per una persona che... Ascoltami. Un po' di rispetto. Non ridergli così in faccia, però. Per ridere pure 2-0 Italia. Meno male che c'è Surza. Infatti, che non mi spoglio, ma guardo la partita. Che ci tiene sul pezzo. Esatto. 2-0 Italia, su una punizione... Praticamente un corner corto e ha segnato Di Lorenzo, su una punizione battuta da Raspadori, 2-0 per l'Italia. Bene, direi. Se noi benissimo. Guardiamo quel mese, noi il preliminare di Champions, andiamo a Lisbona, vinciamo 1-0, vinciamo 3-2 in casa, ok? Poi cominciamo il campionato e vinciamo con l'Empoli, con la Roma e con la Fiorentina, ok? Battiamo il Verde e battiamo in casa
il 3-0 con Panathinaikos in casa, pareggiamo a Werder 1-1, cioè questa è una squadra che va fuori per fuori. E io ho detto quest'anno, cioè, tu pensavi di vincere lo scudetto con Cosmi? No, fammi finire. Vabbè, quella era l'Udinese di Cosmi. Quella era l'Udinese di Cosmi. Beh, scusami, poi mi sono accorto che era l'Udinese di Spalletti e non era quella di Cosmi. Quando è venuto fuori l'Udinese di Cosmi, ho detto quest'anno non ci salviamo neanche se viene giù qualcuno a darci una mano. Ma i primi due mesi, quella squadra... Si aveva gli automatismi. Evidentemente correggetemi se sbaglio, voi c'eravate tutti quella volta, e non fate qua perché siete vecchi anche voi, non sono io. Ebbene sì. Ho sbagliato a dire qualcosa di questo, Giorgio? No, hai ragione. Condividi? Hai ragione. Io parlo di risultati di calcio. Sì. Cioè 3-0 Panathinaikos in casa, cioè loro la biglia l'hanno vista nel riscaldamento e quando sono entrati al 95esimo. Io al preliminare ero in Portogallo, l'ho vista, sì, come ci ti ricordi, ci snobbavano, ma che siete voi, sì, squadrone, sì, sì, loro aspettati là e 3-2 in casa, ma anche ad Atene mi ricordo che proprio ci guardavano malissimo. Io ero una giovane cronista, ricordo che non c'ero a Lisbona, sì, ci trattavano proprio. Io sono 1-1 di Feli a Barcellona, io ho creduto che si potesse pareggiare anche a Barcellona, che quel Barcellona c'era solamente Messi. Ti sono vicino comunque, vero? Ti sono vicino perché hai il coraggio di esternare. Poi è finita con poca differenza 4-1 che non ci stava perché non ci per fortuna nessuno ha chiesto la maglia a Ronaldinho. Ragazzi, era una squadra che faceva un altro, infatti ha vinto la Champions, tra l'altro. Poi purtroppo è venuto fuori. Poi lì è cominciato l'inizio della fine, perché cioè, poi quella non partita in casa col Barcellona è stato il più grande rammarico, credo, della storia di questo credo club. Credo il più grande rammarico sono, della storia. Non ricordo una delusione più grande di io sì, neanche sì, quella con lì. Il Werder di Brema, io con Pasquale Braga ai rigori la metto allo stesso livello. Io ero allo stadio, avevo 10 anni in una e 15 nell'altra. E le metto allo stesso livello, 2-0 in casa col Barcellona che aveva fatto di tutto per non vincere e i rigori col Braga con Michael Suel che fa solo il cucchiaio della formazione, non so, quelle non due partite non so Ronaldo. Quale delle due sia stata più grande come delusione. Io mi ricordo che quella col Braga ho mandato un messaggio a Giampiero Pinzi e mi ha detto quando ho visto il cucchiaio dice non ci credo, è a gioco fermo, no? Non era a gioco fermo. No, quello è stato... Però quello di Barcellona, 6-0-0, l'ultimo dipendeva da noi, il Barcellona fa un leggero turnover con 9 panchinari che poi fece gol Ezequierro, il gol dell'1-0 e il gol di Juli, il 2-0, che Ezequierro si coordinò, era talmente coordinato che si è scoordinato per colpirla male, poi fu respinta al pallone e fece il gol dell'1-0 e poi Juli al 90esimo. Io sono tornato a casa e mio figlio era piccolo quella volta e Andrea mi disse papà non verrò più allo stadio. Aveva 10-11 anni mio figlio, è stato tremendo. Una botta devastante, veramente una botta devastante. C'era Iniesta coi capelli, ve lo ricordate? Sì. Ma era lui e Bruno Belletti, del resto non c'era più nessuno, non c'era Ronaldinho, non c'era Messi. Iniesta e iniziava a essere. Forse non c'era neanche Caspuyol, credo che non fosse. C'era veramente, era un turnover. Alla fine aveva giocato, me lo ricordo, perché aveva cercato di far passare Di Michele che gli era andato a sbattere contro. Puyol c'era, me lo ricordo. Ecco, ci fu un turnover, ecco lì è stato il momento più basso. Comunque tornando a Spalletti, Giampiero Pinzi, che adesso che lei mi dice sempre che secondo lui è l'allenatore più forte di tutti, più bravo, diciamo uno dei più bravi che lui ha avuto, però se deve fare lo mette al primo o secondo posto. Sì, sì, mi ricordo che diceva sempre che... Infatti lui è rimasto molto stupito quando è andato in nazionale, perché dice, perché lo vede più allenatore di lui. È uno che ha bisogno di lavorare tanto sul campo. Che quando tornavi a casa aveva paura di trovartelo in casa, Spalletti, aprivi la porta, Spalletti dietro la porta. È vero. Sì, questo lo diceva Iaquinta. Andrei velocissimamente in pubblicità perché poi vedo che abbiamo il nostro collegamento pronto, quindi il tempo di perfezionarlo, pubblicità, torniamo con Gokhan Hiller. Eccoci qua, persi nelle nostre chiacchiere, non ci siamo accorti che eravamo già in onda. Va bene, succede anche questo. Allora, con grandissimo piacere saluto Gokhan Hiller. Ciao Gokhan. Buonasera, ciao a tutti. Ciao, allora, ciao. Ci dici dove sei? Coverciano. Si studia? Dove si studia, dove il cuore dell'Italia, diciamo, no? Il cuore dell'Italia. Quindi stai facendo il corso? Sì, sto facendo il corso di direttore sportivo. Sto qua e... Beh, ormai potresti insegnare, Gokhan.
Se ormai sei un prodigio, in pochi mesi potrebbe andare a insegnare. È come docente lì. Sì, sì, si impara tante cose, si vede tanta gente che conosco, anche ex calciatore, mi piace di essere qui, quindi devo fare questo corso, sono pronto per tutto. Senti, ma tu quando hai smesso di giocare pochi mesi fa, sapevi già che volevi fare quello? Cioè non ti è mai passato per la testa, faccio l'allenatore, faccio un altro mestiere, faccio il procuratore? Cioè tu hai subito puntato alla carriera da dirigente? Sì, perché mi sentivo più da dirigente, perché mi piace toccare in tutte le parti, essere in tutte le parti. Perché in una società hai bisogno sì, di essere con la tua esperienza. Allenatore ho pensato anche di fare, però è anche molto impegnativo, secondo me. Però sempre ho detto, io sono sì, più per dirigenza, perché l'organizzazione mi piace tanto. Ma il colmo è vero, che uno degli insegnanti è Nani. Sì. Si fa tutto in casa, praticamente. Tutto, in 2 settimane, mi sa, arriverà lui, poi lui insegna a noi e mi fa piacere. Allora, bello, devo dirti una cosa, Gokhan, che credo nessuno di noi qui si aspettava questa tua impronta veramente importante da subito, no? Nel senso che sapevamo che non eri uno, insomma, che perde tempo, che è uno bello, insomma, che c'ha una bella testa, bello che vuole carico. Arrivare, che bello carico. Carico, sì. Però devo dire che nessuno di noi si aspettava che tu ti ponessi dentro questa nuova veste con questo carisma, con questa capacità di cambiare, con questa subito autorevolezza, ecco. Che cos'è che ti ha reso da subito a tuo agio in questo lavoro? Allora, come ho detto sempre, io volevo finire la mia carriera con 40 anni. Sono riuscito a fare questo. Poi l'anno scorso ho avuto tempo di riflettere. Secondo me questa cosa è molto importante per sì, dopo la carriera. Poi in questo ruolo io subito ho cominciato avete visto anche voi, di tornare come eravamo prima. Sì, in questi anni che ero io qua, sicuramente il calcio è cambiato tantissimo. Ho cercato di mettere tutti più vicini, sia tifosi, sia la società e tutti, perché solo così si può avere successo. Quindi grazie anche a Mister, che ha portato anche lui una grande serietà e stabilità. Sono contento che stiamo lavorando bene e sicuramente abbiamo bisogno ancora tanto da lavorare. Mentre intanto ha segnato Israele, Italia-Israele 2-1. Ma tu dici, volevo riportare l'ambiente a quello che avevo vissuto io, perché un po' ce l'avevamo persi quell'atmosfera lì, Gokhan, cioè ci eravamo un pochino persi, ambiente, squadra, c'era un po' di distacco, c'era un po' di eccessiva forse freddezza, troppa lontananza, e invece tu ti ricordavi quelli che erano stati i tuoi anni, in cui era un tutt'uno. Certo, Udinese è una famiglia. Udinese adesso per me è un grande marchio che dobbiamo veramente fare bene. Quindi, come detto prima, il calcio è cambiato e devi essere ogni minuto presente anche per i ragazzi, perché hanno bisogno di figure che spiegano le cose. Udinese ha questa opportunità per farli crescere. Quando vengono qui i giocatori ci dicono sempre che parlano un sacco con te. Cioè, quante ore della tua giornata lavorativa passi a parlare con i giocatori? Tantissimo, no? Ogni giorno
sì, sono lì con loro, parlo se hanno bisogno, non voglio punti di domande che hanno, che loro devono concentrare sul calcio e devono dare il massimo. Se hanno problemi io cerco di risolvere rapidamente, perché anch'io non ho voglia di stare settimana per risolvere una cosa. Quindi questo è il mio compito di fare queste cose. E grazie anche ai ragazzi che mi danno fiducia, ascoltano e posso parlare tranquillamente con loro e dire anche le cose, no? Senza abbaiare come... Sì, no, io faccio le cose con i fatti, non faccio le cose, diciamo, falsi. Bello dritto per dritto. Avete delle curiosità per Gokhan? Ma io vorrei chiedere questo a Gokhan, perché io ti chiedo se tu ti immaginavi di riuscire a incidere, parlo te, parlo anche di Runjic, di incidere in una maniera così determinante per far cambiare la squadra in maniera diametralmente opposta a quella che era qualche mese fa. Perché a noi piace parlare dell'anno scorso, ma è calcistico. Perché questa squadra praticamente, con i giocatori che sono scesi in campo maggiormente, sono quelli che erano qua anche nella stagione passata. Ecco, Gokhan, io ti chiedo questo. Pensavi anche tu di riuscire tu, chiaramente con lo staff tecnico, a cambiare radicalmente mentalità e portare positività all'interno del gruppo e avere queste risposte? Allora, visto che 3 mesi sono passati, dal primo giorno fino ad oggi veramente abbiamo toccato ovunque, sia mentalmente sia tatticamente, perché pensando, perché abbiamo lavorato veramente bene e i risultati ci danno la soddisfazione, no? Quindi abbiamo fatto solo 3 mesi, non siamo arrivati a nessuna parte, quindi piedi a terra come ho fatto sempre io e farò anche con gli altri. L'importante era che siamo stati sempre sinceri e seri, quindi anche i ragazzi vedono questa cosa e vedono che l'aria è cambiata, quindi dobbiamo stare su quel strada per continuare. Poi naturalmente le partite, vedi, ci sono episodi magari che non riesci a vincere o giochi male, però questo è ancora un percorso. Siamo qua da 3 mesi, diciamo, e dobbiamo fare fino a maggio ancora, diciamo, quasi 9 mesi, 8 mesi per finirla bene. In calcio si tira le somme alla fine. Bravo, che concretezza. Max, hai una domanda? Intanto lo saluto, abbiamo lavorato tanto tempo fa insieme e io di Gokhan francamente mi meraviglio poco, perché un aneddoto, lui era uno che, io l'ho detto stampa quella volta, veniva spesso a chiedere cos'era successo in conferenza stampa, se c'era qualcuno che aveva magari avuto qualche battibecco, perché era il suo modo di fare. Lui partecipa sempre moltissimo, non si lascia sfuggire le cose, se le lascia scappare senza intervenire. Gli chiedo, Gokhan, quando sei arrivato, che squadra hai trovato? Cioè, voglio dire, secondo me era una squadra che aveva tantissima paura, poca fiducia e tantissima paura. Questa è la sensazione che mi lasciava. Era così? Hai detto sì, la giusta cosa. Diciamo, i primi giorni erano così, arrabbiati, delusi, spaventati, perché sì, Udinese 30 anni, quasi retrocessa, è stato un shock non solo per i giocatori, secondo me per tutti, tifosi, società, e quindi è stato difficile, devo essere sincero, però non abbiamo mollato. Con il mister abbiamo veramente, anche con il presidente, abbiamo veramente parlato giorno per giorno. Sì, abbiamo visionato, diciamo, i giocatori,
quelli che vogliono reagire o no, quelli che non hanno, sì, che non hanno la forza, diciamo, per reagire, si doveva decidere per loro, sì, per la strada è diversa, diciamo, per loro. Quindi i ragazzi di adesso con i nuovi acquisti si sono ambientati bene, sanno che è diverso, sanno che quando diciamo una cosa quello è, perché questo è molto importante, che le cose che si dicono si devono fare. Quindi su questa cosa secondo me abbiamo fatto bene, i ragazzi hanno fiducia e questo conta per un gruppo di calcio. 3-1 Italia, intanto Frattesi. Rino. Io volevo chiederti una curiosità più che altro, no? Siccome che io ho un debole per Bremer e quando sì, ha fatto gol, ho un debole nel senso perché secondo me è un giocatore che in prospettiva può migliorare tantissimo, perché è uno dei più forti che c'è in rosa dell'Udinese, questa è la mia opinione. Quando ha fatto gol, adesso non mi ricordo con chi, che la partita ha vinto col Como. Ho visto che il primo che è venuto a cercare in panchina eri te, no? Quindi vuol dire che ha un certo feeling, no? Probabilmente vi siete parlati prima o durante la settimana, comunque lo coccoli un po' di più, no? Ecco, io vorrei capire, ma il ruolo dove sta giocando lui adesso? È il suo ruolo oppure si sta adattando lì? Perché comunque a differenza dell'anno scorso, anche se ha giocato pochissimo, però lo vedo più propenso al sacrificio, no? Che un giocatore come lui, poi sì, a vederlo uno dice ma gli piace giocare un po' di più attaccato alla porta, invece lo vedo venire a difendere, attaccare, recuperare palla. Ecco, volevo capire se questo ruolo qua lo accetta bene. Allora, su Brenner è un discorso molto importante anche per la società. Tu hai detto coccolare una settimana o due settimane? No, da primo giorno sto intenso con lui, perché si sapeva che l'anno scorso sì, ha avuto lui dei problemi e non ha giocato tanto, quindi per me un'altra, diciamo, una cosa molto importante, che sto vicino a lui, sono stato sempre anche sincero, dritto, anche qua, quando lui magari ha giocato meno buono, però lui veramente sta facendo sacrifici ogni giorno, allena bene, ha avuto già tanti minuti, quindi anche lui sa adesso quest'anno che ci pensiamo per lui, quindi questo è fondamentale. Sul suo ruolo, naturalmente adesso abbiamo due sistemi che stiamo giocando con 3-4-3, 3-5-2. Anche noi vediamo più Brenner più offensivo, più davanti alla porta, perché lui ha dei qualità incredibili. Chiaramente siamo ancora in un processo che dobbiamo trovare bene il suo ritmo, diciamo. Sappiamo che lui può dare ancora tantissimo e non da sottovalutare. Lui sta facendo bene fisicamente, sta correndo tanto, quindi dobbiamo anche noi trovare il suo, diciamo, posizione preferita. Però vedendo di l'anno scorso e di quest'anno abbiamo visto un Brenner molto diverso. Assolutamente. È entrato Maldini, sì. Come gli allenamenti a porte aperte, tutte queste novità, ma c'è stato anche la scorsa settimana il tuo arrivo al terzo tempo, che è stato apprezzatissimo dai tifosi, nel senso che vederti lì a fine partita, insomma, a stringere mani, a condividere con loro le emozioni della partita, ecco, abbiamo anche le foto, è stato qualcosa che in tanti ci hanno scritto molto, molto apprezzato. Che rapporto hai con questa gente e quali sono i ricordi più belli che ti legano a loro di quando eri calciatore?
guarda, ho detto prima, siamo tutti una famiglia, quindi sono cresciuto con Udinese, quando giocavo la tifoseria era molto vicina, quindi mi mancava questa cosa e volevo riportare che la gente sente l'Udinese, perciò gli allenamenti aperti, per esempio, questa è stata nostra idea di fare questa cosa, è anche una cosa nuova, diciamo, no? Che sicuramente ci aiuta tantissimo di essere veramente forti insieme. E niente, sono felice di andare con loro a bere una cosa, una cosa molto normale, che sono stato sempre bene con loro. Ti auguri che Luca faccia il suo esordio stasera con l'Italia? Speriamo, stiamo guardando, però spero che entra. Speriamo che entra. E Sanchez a che punto è, Inler? Sta allenando, sta in palestra, penso fra poco comincerà un po' a correre. Tempistiche non voglio dire adesso, non lo so. Spero prima possibile, perché lui è carichissimo, mi assalta sempre che vuole giocare, quindi sì, l'infortunio purtroppo ha i suoi tempi e dobbiamo sì, stare vicini a loro e anche essere positivi che quando entrano daranno il massimo. C'è un altro boato, probabilmente avanti ancora l'Italia, mi sa di sì, assolutamente sì, ci siamo? Sì? No? Sì? Sì, 4-1 sì. Italia, quindi volge tutto al meglio in questa serata. Avete fatto un gran lavoro, poi ti lascio andare, anche con Florian Thauvin, perché avete restituito al calcio un campione vero che si era perso. Sì, Florian... un bravissimo ragazzo che merita, perché anche lui aveva sì, un anno passato un po' difficile, anche prima quando lui era in Messico. E niente, abbiamo parlato veramente anche tanto con lui, che vedevamo che lui si impegnava da primo giorno fino ad oggi sempre. E Florian, voi avete visto anche l'anno scorso quando lui veramente gioca libero, sta veramente fortissimo, per cui quest'anno merita, perché è un grande leader, un leader silenzioso, quindi per me è un leader importante che gestisce la squadra, come sono stato io, quindi vedo benissimo Florian in questo ruolo e sono contento che anche Giacca Bijol, che cresce anche in questo diciamo ruolo, quindi abbiamo due capitani molto adatti per l'Udinese, e dobbiamo fare anche gli altri leader, anche i giovani devono essere leader, quindi non devono avere paura di nessuno. Stiamo lavorando fortemente e spero di fare altri partite belle come abbiamo fatto finora. Ma c'era un direttore che hai avuto a cui hai deciso di ispirarti? Boh. Da cui hai preso idee? Tutti sono diversi caratterialmente di me, quindi... no, tanti ho lavorato... Leonardi, tantissimi, Bigon, Giuntoli, ognuno ha il suo carattere, diciamo. Quindi io faccio la mia strada, come sono fatto io, e chiaramente tutti dobbiamo crescere. Sono qua per migliorare soprattutto i giocatori, per fare prestazioni ad altissimi livelli. Tu praticamente non riposi mai, Gokhan, perché parli con i giocatori, segui gli allenamenti, organizzi gli allenamenti a porte aperte. Quando c'è la sosta vai a farti il corso da dirigente a Coverciano. Ce la fai a riposare qualche volta?
Sì, dormo 8 ore, 7 ore, mi basta, no? Hai ragione, tutte le altre si lavora. No, questo è importante, anche dormire, riposare. Chiaramente i primi mesi erano veramente tosta e quest'anno sì, sarà ancora sempre tosta, però con i corsi è un po' più impegnativo, però grazie alla società e anche a Mister che mi danno sì, tanta forza, mi aiutano tanto, quindi appunto mi piace essere su questo ruolo che sì, posso pensare a 360 gradi, no? Eh sì, credo che tu sia molto importante anche per il Mister, eh? Credo che ogni allenatore vorrebbe penso. Avere un dirigente così dietro, che non lo lascia mai solo, bravo, che lo Giorgio. Sostiene, che gli Io. Dà una mano coi giocatori. Cioè, questo è il dirigente moderno, sì, esatto. Che non è più il direttore sportivo di una volta che va a fare il mercato. No, questo è il dirigente moderno, vive dentro la squadra, no? Appoggia l'allenatore. Fa parte del gruppo squadra. Fa parte del gruppo squadra, ha un lavoro sì. delicatissimo, perché Gökhan, mi ricordo in una delle prime interviste, ha detto... io cerco di dare ai giocatori oggi quello che i vecchi giocatori diedero a me quando arrivai qua nel lontano 2007 e credo che Gökhan si sia anche superato in questo, perché io non ho ricordi. Entra Luca. Oh, entra Luca, oh, Gökhan. Abbiamo fatto veramente. Entra Luca. Perfetto. Entra Luca. In diretta con Hiller a commentare l'esordio di Luca. Che meraviglia! Siamo così felici. E adesso ci sono molti spazi, eh? Farà gol. Sono molti spazi. Va bene, allora facciamo così. Lasciamo volevo andare. Chiedere, volevo dire su sì. Luca una cosa, perché sì. anche lui merita questa cosa, perché l'anno scorso ha fatto benissimo. Sì. Individuale diciamo ha fatto bene, quest'anno sicuramente cerchiamo di sviluppare lui ancora di più, perché lui ha capacità di diventare un grande attaccante e piano piano sta facendo bene, grazie anche al mister Spalletti che finalmente ha convocato, che siamo veramente contentissimi, che anche per lui sarà una grande esperienza, però come detto dobbiamo lavorare ogni giorno per giorno e poi anche lui farà la sua strada. Assolutamente, allora ti lasciamo andare a dormire le tue 8 ore, Gökhan, perché poi sennò ti stanchiamo troppo. Vai avanti così. Complimenti davvero, grazie. Complimenti davvero per come ti sei posto, grazie. E per tutto quello che stai facendo, complimenti. Grazie a tutti, buona serata. Buonanotte, ciao, alla ciao, prossima. Ciao Gökhan. Ciao. Sì, un personaggio incredibile, Gökhan, eh? Veramente un personaggio incredibile. C'è tantissimo incredibile. Di suo in questo sì, c'è tanto di Mamma suo. Mamma mia, c'è tantissimo. Idee chiare, concreto, testardo, cioè veramente. Ma la calciatura era uguale, Max l'ha descritto prima. Io. Vabbè, c'è anche altre cose che. Comunque, la prossima volta che viene, mi è venuto in mente un'altra cosa. Parleremo dei tramezzini. Perché? Ma poi te lo spiego. Quando siamo presenti tutti e due. Io non credo che mangi i tramezzini, uno così. No, quando a fine partita, quando parti, no? Quando sei in trasferta, che ci sono i tramezzini da mangiare, cioè i sandwich, no? Prima di imbarcarti con l'aereo, e poi ne parleremo. Ah, va bene. Te la butto lì, poi ne parliamo. Tanto l'avremo qua una volta, no, sì, Gökhan? Sì, sì, dobbiamo ricordarci allora di questo aneddoto. Allora, signori, è entrato anche Luca. L'Italia vince 4-1. Mi sembra che sia una serata che meglio di così spazi, non poteva andare. Ci sono anche dei messaggi da casa. Ci sono dei messaggi da casa, ovviamente, che ricordano il Gökhan, quanto ci mancherebbe anche, quanto ci manca anche in campo uno come lui. Però, anche se Karlstrom, insomma, bel erede, scrivono da casa. E poi di fatto c'è un messaggio anche di Roberto, che non c'entra con Ilia ma c'entra con Luca. L'ingresso di Luca testimonia quanto è intelligente Spalletti, che ha regalato a Maldini l'esordio a Udine come suo padre e a Luca l'esordio davanti ai tifosi dell'Udinese nella sua Udine. Quindi questo. E non dimentichiamoci l'esordio tra i pari di Vicario, non è sì, pure l'esordio sì. vero e proprio, però è la prima gara ufficiale, esatto, cioè, le altre due fece, erano amichevoli, fece la tournée in America, per dire ecco cosa vuol dire creare gruppo, cioè questi tre giocatori qua, Vicario che gioca a casa sua, e Daniel Maldini che fa l'esordio dello stadio che lo fece suo papà nell'85 quando io non c'ero ma mi raccontarono tutto e Luca che fa l'esordio nel suo stadio,
Questi tre giocatori qua saranno riconoscenti per lui nei prossimi 2000 anni. Eh beh, buongiorno, dai. Buongiorno, non ha giocato. È entrato adesso. Allora, buongiorno, che però aveva già giocato. Ecco, quando si parla di fare gruppo, l'intelligenza dell'allenatore qua, Spalletti. È la cosa giusta, l'intelligenza. Vabbè. Beh, questa è una dimostrazione. Ma ti spiego, perché tante volte noi allenatori, che poi ci facciamo la... Dici, no, ma non lo faccio giocare, se no dopo dicono che ho fatto... Ma queste sono le cose mentali che ti fai, no? Invece quando uno è intelligente e ha, tanto adesso sono le 22 gli attributi, fa queste cose qua. Voto 11 a Spalletti. Sì, sì. La gestione, di questa la gestione del gruppo nasce da questo. Esatto. Cioè, tre giocatori che magari giocheranno molto poco, ma non romperanno mai l'anima e li saranno riconoscenti per sempre. Esatto. Beh, chapeau. E nel nostro piccolo è la cosa che sta facendo Runjic. Runjic è stato bravo a trovare all'interno di questa rosa 20 titolari. L'Udinese oggi ha 20 titolari e non sarà facile scegliere i primi 11 a San Siro sabato prossimo, ma se tu vuoi fare una stagione di un certo livello devi avere 20 titolari, perché un titolare può darti tanto anche in ultimi 3 minuti. Ecco, questo è facendo un po' hanno un fatto paragone veramente tra i due allenatori, visto che parliamo d'Italia. La prossima volta vengo col block note, me le devo segnare queste perle di saggezza. Sono veramente proprio... Poi chiamo la Perugina per i baci. Ale, tu che sei attento, è una presa in giro o è una considerazione che ha nei miei confronti? È una considerazione. Allora grazie. Allora, facciamo così. Andiamo a vedere un po' di gol di Luca. Magari, insomma, cos'è? L'88esimo? Sì. Sì. Abbiamo sia una clip tutti insieme sia dietro di me. No, vai, faccieli vedere tu, scegli. Allora, io vi farei vedere. Ce l'ha detto Gokhan, ha un sacco di lavoro da fare, ed è vero, perché ci sono molte cose in cui deve migliorare, però è uno su cui deve investire, no? Cioè, nel senso è assolutamente merce rara. Andiamo allora, a vedere qualcosa, dai. Tre gol diversi per vedere un po' il repertorio. Il primo che scelgo è il primo in assoluto, che fa... Con la maglia dell'Udinese, l'inizio dell'anno scorso, con un Udinese che perdeva in casa 1-0 contro il Genoa, vi ricordate in quell'annata in cui a parte col Bologna non si vinse mai, con Camarà che cade, si rialza, la mette dentro e Luca fa un gran gol di fatto di rapina, perché vince il rimpallo e poi scarica senza pensarci un destro veramente potentissimo. Questo dimostra che comunque coi piedi da dentro l'area ci sa fare, deve migliorare come dicevamo prima a legare il gioco, però quando si tratta di calciare in porta Luca questo gran destro potente, poderoso anche da dentro l'area. Questo non era un gol facile, perché coordinarsi così com'è grande e grosso in un fazzoletto veramente è stato un gol importante, quello che poi regalò il pareggio momentaneo all'Udinese. Poi vado a prendere quello che secondo me forse è il gol più bello che ha fatto Luca in questo anno e mezzo, o hanno iniziato appena il secondo, perché ci mostra quanto è forte di testa. Poi vabbè, non parliamo della palla che gli mette Toven, che è una palla clamorosa, però lui va a prenderselo veramente in cielo questo pallone, salta di testa, fa un grandissimo gol, quello che era il gol del momentaneo 3-2 in quella partita maledetta contro il Verona, pareggiata al 98esimo per 3-3, e qua si vede proprio il movimento di Luca che va sul secondo palo, sfila dietro la marcatura e poi sale in cielo sul povero Gian Giacomo Magnani e va a colpire di testa per il gol del momentaneo 3-2. Poi io vado, ne avremo anche tanti altri, però visto che analizziamo tre elementi di fatto diversi, quello con l'Inter prendo, perché io non ricordo gol da fuori area organizzati, gestiti da Luca, anche questo quinta, è sì. Dentro l'area ovviamente, però parte da centrocampo con la sponda Brenner, il movimento in profondità all'abeto se vogliamo, cosa che lui normalmente non ci aveva ancora fatto vedere con così grande continuità, e conduce palla, riesce a mandare al bar prima Çalhanoğlu che non riesce a fermarlo in scivolata e poi anche il tentativo finale del difensore, e va a piazzare questo pallone alle spalle di Sommer. Sono tre gol completamente diversi, di forza e di rapina, di testa e in progressione. Ah sì, però che ci fanno vedere che non è solo che non è solo lo spilungone che sta là, l'uomo alto a cui tirare le palle alte, insomma, no? Cioè, sulle altre cose è chiaro che deve lavorare di più, però ce le ha. Guarda, Rino diceva una cosa importante, chiaro, noi per creare il giocatore perfetto è quello che diceva anche lui, giocare anche con la squadra fuori area, però dentro l'area di rigore questo emette sentenze, perché quest'anno ha fatto tre gol, ha colpito un palo e penso che ha calciato in porta 5 volte. Quindi ha una media realizzativa, un palle gol altissima, no? Ricordiamoci a Parma,
che comunque colpisce anche il palo, forse è l'unica azione che ha calciato fuori, diciamo così, anche se poi in realtà è un giocatore che deve migliorarsi, però dentro l'area di rigore è un killer. Beh, sì, anche col Parma, che lo possiamo vedere mentre fa parliamo, fa un gran movimento, attacca prima centralmente, guarda, poi gli sfila davanti, certo, e va sul primo palo. Fa un grandissimo gol qua, con la Lazio ha preso la mira. Quindi voglio dire, è un giocatore, secondo me, ok, noi parliamo di cucire gioco, giocare, quello che vuoi, però poi se tu hai un finalizzatore come questo, secondo me, ragazzi, tanta roba, perché poi sì, però si completa con Davis, secondo me Davis è un altro tipo di giocatore, però questo, ragazzi, ha fatto 3 gol, ha calciato in porta 5 volte finora. Però Marco, devi imparare a giocare fuori area, perché sennò fa fatica a giocare, cioè la squadra ci rimette, capito? In questo momento Davis è più completo. Certo. Sì, però fa 0 gol. No, è un tema questo. Davis fa 0 gol. Questo è un paragone. Calma. No, però scusatemi. No, ma io sono d'accordo. Diciamo che uno gliel'ha rubato Tovens, se no Davis era uno a Parma. Solo entra Davis. Minuti giocati. Quando entra Davis, si alza il livello della squadra, capito? Cioè tu giochi 20 metri più avanti. Ma perché? Perché tu dai la palla a Davis e lo metti in banca. Allora questo, sì, ma io sono, ragazzi, io sono d'accordo con voi. Il calcio è chi fa gol? No. Prendi subuteo. Ma no. Se io devo guardare... Cosa stai dicendo, Marco? Questa è da block notice. Se no parliamo di subuteo. Ma no, ma Rino... I numeri... Ragazzi, io vado a vedere i numeri alla fine. Prendiamo le partite giocate, le condizioni in cui è entrato uno, ha giocato l'altro, tutto quanto. Allora, io sarò blasfemo, rimango però della mia idea, se stanno bene tutti e due faccio giocare Davis, con tutto il rispetto di un giocatore della nazionale, però per me, per le mie idee di calcio, per come immagino possa giocare questa squadra, Davis, Sanchez e Tovin, e si devono preoccupare gli altri, questo voglio dire, 3 giocatori che la palla te la possono non far vedere, sì, mai, te la trovi però in fondo al sacco. Davis è un giocatore, come dicevamo, pronto e maturo, fatto con esperienza, con i suoi campionati sulle spalle, e assolutamente. Però se tu vuoi fare un investimento invece su Lucca e farlo crescere in quello che forse ancora gli manca, forse fai giocare Lucca. Guarda che dall'anno scorso è cresciuto dall'anno scorso. Ha imparato a giocare un po' di più fuori area. Sì. Perché il problema di Lucca, sai qual è? Che, giustamente prima, quando Iger diceva deve migliorare, questo, no? Perché chi ci gioca vicino deve trovarsi bene. Cioè, con Lucca il problema è per chi ci gioca vicino. Perché spesso fai i movimenti all'incontrario, no? Quindi allora tu non sai mai dove va. Questo è il fatto. Hai capito? Ecco. Allora, è questo quando si dice... Perché altrimenti, Marco, se tu mi fai il movimento all'incontrario, la palla dentro lì dove tu dici fai gol, non arriva mai. Hai capito? Quindi il calcio questo è. Lui, la palla arriva lì quando fai tutte le cose bene. Lui in area diventa micidiale, te l'ho già detto, se tu vai a vedere qui i gol che ha fatto vedere Alessandro, sono i gol che faceva Trezeguet. Se noi dovessimo discutere... C'è tutto un discorso per arrivare lì, e lui su sta cosa qua deve migliorare. Ma allora, c'è poco da fare. È un 2000 che deve migliorare, è indiscusso, però... Da 2024 anni... è un giocatore fatto, sì, lui diciamo che è il secondo anno che gioca in Serie A, che ha avuto sfortuna nelle varie cose, però, perché sennò noi facciamo sempre il solito ragionamento, è giovane, 24 anni non è giovane, 24 anni a 16 anni è un giocatore giovane, sì, ma poca esperienza in questo campionato, perché è il suo secondo campionato. Questo sono d'accordo con te. Poi se vogliamo fare, adesso è chiaro, noi parliamo di tattica, però c'è un giocatore, noi stiamo contestando, adesso parliamo di numeri, cioè lui finora ha fatto 11 gol in Serie A in una stagione e mezza. E io sono anche d'accordo con voi, però poi alla fine, che Davis è un giocatore diverso, è un giocatore che è più squadra. Però poi alla fine questo ha fatto 11 gol, l'altro ne ha fatto uno. L'anno scorso non ha giocato, sono d'accordo con voi. Ti dico che Pinamonti ha fatto 11 gol, Pinamonti gli tiri le uova. Però Max, secondo me Lucca può crescere molto di più, io Pinamonti più di così non lo vedo. Ti dico, però sono opinioni personali alla fine. Sono d'accordo, Max, non è che io ho la verità in tasca. Numeri, però ragazzi, allora se noi parliamo di gioco, allora un giocatore come Pippo Inzaghi con voi non avrebbe mai giocato a calcio. Stiamo parlando di un altro calcio. Parleremo di un altro calcio. I numeri sono freddi, ma... Vedi che ti seguo sempre. Non avevamo l'alternativa, quindi tanta salute a Lucca e speriamo che vada avanti. Ma ha cantato. Certo, non avevamo l'alternativa, adesso l'abbiamo,
possiamo giocare, abbiamo anche dei giovani che spingono dietro. Ma certo, e quindi ti dico scegliere, e potendo scegliere uno fa le sue valutazioni. Chiaramente stiamo parlando di un giocatore che è cresciuto moltissimo dall'anno scorso, però personalmente l'ho detto quando ho cominciato a venire qua al Tonight, su Luca non bisogna essere troppo teneri per quello che potrebbe fare, e secondo me su alcune cose vediamo germi di progresso, non vediamo progresso, vediamo germi. Cioè, sta cominciando la piantina a venire fuori, magari un po' più velocemente, perché... Beh, crescere più di così non può. No, però, però può crescere... ma anche questa la segniamo, però. Ormai... No, perché se ci sono le mie, questa non la segni. No, ormai però... Stavolta ti ha fatto lei la battuta che solitamente le fai te, queste battute fredde come i numeri. Lo devo anticipare. Come i numeri di Marco. Però, no, però scusatemi, su alcune cose... Quest'anno, non l'anno scorso, quest'anno è avvantaggiato dal fatto di avere dei serventi al pezzo incredibili. Cioè, ragazzi, il gol di testa con l'apertura di esterno sinistro che va vista, rivista. Cioè, è la cosa, secondo me, più bella di questo avvio di campionato. L'assist. Sì, è una roba incredibile. Poi chiaramente lui dà una testata che fa venire giù praticamente la porta, però... Ragazzi, l'esterno sinistro è una sinfonia. Però ha fatto un gran gol. Ha fatto un gran gol, sì, perché prende la mira, non salta. Cioè, ragazzi, l'ha messa nell'incrocio, ancora che vibra. Guarda. Allora, il difensore... Cioè, Provedel non si muove. Se sono io in panchina, lo trovi appeso sotto la doccia, come ai vecchi tempi. Perché... non sappiamo più, ma neanche negli over mi va via così, gli do una tirata che la... Ma sì. Dai, ma guarda il difensore, cioè chi gli ha insegnato a marcare? Beh, la cosa curiosa è che non fa neanche il contromovimento, no, va proprio Luca, va. No, è andato via dritto, proprio 100 metri. Non lo segue. Il difensore dietro. Perché erano convinti fosse fuori gioco, no? Erano rimasti fermi. Provedel ha detto che in conferenza stampa ha detto che secondo lui si stava giocando, il fischio non l'ha sentito. Lui sì, ha detto sì. Che era in campo. Sì, ma loro si sono fatti del male da soli, perché ovviamente. Non c'entra niente, certo. Cioè, il difensore. E comunque il difensore non può perdere. Possiamo così. Dire una cosa sugli arbitri, che io l'attacco sempre. Questa è una delle cose più belle che ho visto io nei campionati di serie degli ultimi 5 anni. Questo, ed era doveri di Roma, ha fatto un numero pazzesco. Perché l'assistente di linea ha tirato sulla bandierina, forse pensava di essere a Siena. Ha dato il gol. No, non è stato il gol. L'assistente alza la bandierina come a Siena e non si capisce il motivo. Lui non fischia. E Doveri non fischia, perché se Doveri avesse fischiato, col cavolo andavi al VAR a rivedere il gol. Certo. Quindi Doveri qua ha fatto un numero pazzesco, vale un gol di Camarà in rovesciata. Qua Doveri, tanto di cappello. E solo un arbitro come lui poteva avere questa finezza, questa sottigliezza qua. Sottigliezza. Pensa se avessi preso gol così con questa sottiletta. Come saresti? No, Max, perdonami. Qua l'errore non lo fa Doveri, qua l'errore lo fa l'assistente, che tra l'altro alza la bandierina quando la squadra era in possesso palla, oltretutto. Quindi contro ogni dettame, no? Cioè, veramente è una cosa. Anche perché adesso fanno finire le azioni. Ma non è fuori 5 metri, va bene. Il dubbio lui alza subito. Anche perché i gol vengono rivisti tutti, quindi stai giù tranquillo. Sai perché qua l'arbitro non ha sbagliato? Perché qua il regolamento è chiaro, capito? Qua non è interpretazione, qua è chiaro. Cioè, il guardaline può alzare quanto, ma l'arbitro sa che. Quanti arbitri avrebbero fatto finire quell'azione? Dai, tutti, dimmi. Ma tutti. Dai, Rino, dai, per tutti, piacere. Solo Doveri, perché è il primo arbitro in Italia. Ma perché? Solo lui poteva fare questa cosa qua. Che Doveri è il primo arbitro in Italia. Voglio vedere se Pairetto ha visto per non fare nome o Maresca. È chiaro il regolamento, Marco. Ho capito che è chiaro. Ma l'assistente è andato su con la bandierina, sì, lui poteva fischiare. Ma l'arbitro nella sua testa sa che non deve fischiare. Sì. È chiaro, ho capito? Sì, in confusione. Una spalmatina agli arbitri. No, finite, poi quando volete c'è un messaggio da casa che vi chiedeva quanti punti, riguardando la grafica di prima, l'Udinese potrebbe fare da qua alla sosta. Il nostro amico dice 7 da qua alla prossima sosta. Rimettiamo le partite. Mi voleva chiedere, visto che si parla di calcio,
Quanti Milan. Punti può fare l'Udinese da guardate, qua? Guardate, tra l'altro, che non si gioca mai di domenica alle 15. Cioè, mai. Proprio il domenica alle 15 diventa la rarità. Quindi, sabato alle 18 a Milano, venerdì alle 18.30 in casa col Cagliari, mercoledì alle 18.30 a Venezia, sabato alle 18 in casa con la Juve e domenica alle 12.30 a Bergamo con l'Atalanta. Sì, 7-8, ha ragione. 7-8. Anche ho più 8 anche, che 7. Anche 9. Anche 9. Anche 9. Ma ragazzi, Cagliari e Venezia le ho viste giocare veramente maluccio, forte tutte e due. Perché il Milan... Sì, 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 hai ragione. Una domanda, Rino, se nei 9 era compreso anche la partita contro la Juve. Ma guarda che quando giocano le squadre così, adesso, fatti scherzi, tra Padova, boh, adesso l'Udinese ormai l'ho presa com'è, io spero sempre un pareggio. Ah, quindi no, la vittoria, hai capito? Quindi io invece spero di battere la Juve 3-0. Quindi se è un pareggio con la Juve vuol dire che non perdi mai. Obiettivamente l'Atalanta. Come ha detto giustamente Igre, non sono mica falso, dico la verità. L'Atalanta in questo momento va fortissimo, ma l'Atalanta spesso e volentieri vive di... Allora, vi faccio vedere altre due grafiche per chiudere qui la serata, se non avremo altre... Intanto è finita benissimo, era partita questa giornata con carica di tensione, finita benissimo. Bene. È stato anche un bello spettacolo in campo e di questo dobbiamo essere assolutamente felici. Vi faccio vedere questa, che riguarda i marcatori che fin qui sono andati in gol. Ecco, forse mancano i gol dei centrocampisti. Siete d'accordo? Cioè, benissimo. Quest'anno i centrocampisti non hanno dato quell'apporto. Il modo di giocare è diverso. No, ma insomma, è il modo di giocare diverso. Pagero e Lovric, cioè i due centrocampisti che ci aspettiamo maggiormente sono i gol loro. E o gioca uno, gioca l'altro, no, quindi già anche in forma di giocare i centrocampisti. Allora, tu non hai le mezzali che si buttano dentro. Quelli offensivi o gioca uno, gioca l'altro, perché obiettivamente poi ha giocato Sarraga che ha rischiato pure di segnare, voglio dire che ha preso quel palo fortunoso, ma poi alla fine sfortunato. Però mancano i gol centrocampisti perché giochiamo diversamente. Sì, tu fai il 3-4-2-1 e i centrocampisti rimangono un po' più bloccati. Molto abbottonati. E poi ti dico, manca Lovric e Pagero che sono i due incursori, perché Kalekamp ha giocato un po' dappertutto. Kallström, secondo me, non sarà un centrocampista da tanti gol. Però è Kalekamp sì. Kalekamp sì, però... Li ha fatti in carriera, gioca da esterno, quindi... Secondo me abbiamo tre centrocampisti che possono andare a rete. Zaraga, che tra l'altro è uno che ha dei gol già fatti. Tira. E soprattutto poi Lovric. Lovric, insomma, ha fatto 5 gol il primo anno, quindi. Però io direi bene. Insomma. Assolutamente. Soprattutto perché quando segnano gli attaccanti che la squadra funziona. È tutta salute. Altro dato, andiamo a vedere il riepilogo dei risultati finora. E c'è una cosa che veramente ci riconcilia con il calcio. Ed è che finalmente pareggiamo pochissimo. Cioè, non ne potevamo più di quella riga infinita di pareggi tristi. Signori, con Runjanić si vince. Si gioca a calcio. Si gioca a calcio, si vince. E insomma, a parte la prima giornata, non c'è stato più tempo per pareggiare. Perché, e questo è un'altra... Perché lui gioca a vincere. Sì. Lui gioca a vincere. I cambi che lui fa sono cambi per cercare di vincere la partita. Poi a volte ci riesce, a volte no, per l'amor del cielo. Però nella sua indole è quella di giocare per vincere, non per contenere gli avversari o tentare di tenere il risultato. Tra l'altro era in tribuna Runjanić, l'ho incrociato prima, era in tribuna, anche lui magari avrà aspettato l'esordio di Luca. E quindi insomma c'era. Comunque ha avuto un impatto clamoroso su questa squadra, sull'ambiente, sulla squadra, sul campionato italiano, non è così facile. No, però guarda, se lui riesce a migliorare la fase di non possesso, perché secondo me, questa è un'opinione mia, prendiamo troppe ripartenze, lasciamo troppe occasioni di gol alle squadre avversarie. È vero che calcio offensivo deve fare un gol più degli altri, però non funziona così. E quindi se lui riesce, come sicuramente farà, a migliorare la fase di non possesso, cioè a concedere un po' meno agli avversari, un po' come ha fatto con la Lazio, no? Con la Lazio, secondo me, tatticamente è stata una partita perfetta. Perfetta. Secondo me. Sì, fino all'espulsione, certo. Secondo me sì. Le altre giocate bene, però portate a termine anche con un po' di fortuna, no? Ecco, allora, sai, queste cose qua dopo non è che... ti vanno sempre, no? Quindi bisogna migliorare, perché la fase di possesso, devo dire la verità, è bello. L'Udinese vederla giocare in possesso è bellissimo. Palla a terra. Da metà campo in su, ma sai perché? Perché qualsiasi azione non è mai casuale.
Poi può riuscire, non riuscire, questo lo vedi. Qualsiasi azione da metà campo in su non è mai casuale, però bisogna migliorare dietro, perché sai, quando riparti così lento, perdi la palla, la ripartenza, cioè quelle occasioni lì bisogna un attimino ridurle, però penso insomma. Comunque che... tra le cose belle volevo, della giornata, che era cominciata male, giustamente faceva notare Giorgio, finita bene, non ha segnato Luca e grazie a Dio non ci becchiamo lo spogliarello. Guarda, ci è andata benissimo. Mamma mia, ci dispiace per Luca, no, ma siamo contenti per Luca. Ci auguriamo che ne faccia tanti di gol in azzurro, ma posso... stasera sarebbe stato rischioso. Ale, se vuoi lo faccio lo stesso. No. Ma io devo scegliere. Manda Carosello. Guarda che faccia, non vede l'ora. Perché mi dai questa responsabilità? Manda le pecorelle allora, di Carosello, via. Telecamere spente solo per te, per Campazzo. Ah, solo perché Max vuole, mi aveva detto prima. Fin da piccolo anche Rino, se no si sente escluso, dai. La Giorgia, no, c'è la Giorgia. Esatto, voglio proprio vedere. Io nemmeno. Te lo dico pure alla romana. Allora, gli ultimi messaggi. Gli ultimi al messaggi volo. Sì. Al volo. Paolo da Cividale, 9 punti se battiamo il Milan, perché credo che con Juve Atalanta sarà molto dura. Secondo voi l'Udinese riuscirà a mantenere, non dico la terza posizione, ma la parte sinistra della classifica? Sì. Ci chiede Michael. Sì, non vedo. Oggi ha detto una cosa giustissima in un'intervista per Paolo Marino che condivido. Non vedo, lui dice, non vedo crolli possibili, crolli, no? Qualche partita la perdi, ovvio, fisiologico, certo. Ci mancherebbe altro, ma crolli, una serie di 5 o 6 sconfitte di fila che possono pregiudicare il cammino finale. Uno, chi ti può sconfiggere 5 o 6 volte? Voglio dire, nelle grandi, poi ovviamente fino al girone di ritorno non le trovi più. Hai tanti giocatori e tanti cambi di buona qualità. Hai un allenatore che si è calato benissimo, ha detto Giorgia adesso, hai praticamente lo sceriffo, White Earp, Gokhan Inler, che veramente ha un ruolo sempre più marcato, è l'anno buono. Tovena ha detto il bello deve ancora venire, ha ragione lui. Ma non abbiamo ancora visto un certo Alexis Sanchez, che sta alla ciliegina sullo torto della campagna acquisti. Hai capito? Cioè, 24 è l'anno buono, ma poi soprattutto, scusatemi, ma la vedete la Serie A quanto è brutta? Ma lo vedete quanto è livellata verso il basso? Lui parla così perché è preoccupato, Giorgia? Sono serio. Quanto è brutta la Serie A, seriamente, dai. Quanto è livellata verso il basso? Cioè, chi è che ti può venire a rompere le scatole? Cioè, secondo te il Bologna, la Lazio sono più forti di te? Secondo me no. Se parliamo il Torino che ha perso il povero Duvan non è più forte di te. La Fiorentina, esatto, non è più forte di te. Voglio aggiungere anche quella, senza e allora, contare tutto quello sto dicendo, perché Verona, l'appiattimento verso Verona, Venezia, vabbè, quelle, Lecce, secondo me la parte destra della classifica non compete con l'Udinese. Sì, esatto. Quello sto dicendo io. Sì. Che poi il Genoa si è messo male un altro paio di maniche, ma non c'entra nel discorso, c'entra, parlavo dell'Udinese che sta crescendo moltissimo rispetto all'anno scorso, ma molte realtà, non dico stanno implodendo, ma non sono ai livelli dell'anno scorso. La Lazio, guardala in classifica, l'hai battuta. Sì. Vedi che annata che mi sta arrivando, la Juve è forte in Champions, l'Udinese che è sulla parte sinistra e il Padova primo in Serie C. Cioè, voglio dire, siamo una roba spettacolo. 7 vittorie su 8. No, sai cosa, Giorgia? Visto che io sono l'uomo dei numeri, noi abbiamo toccato quota 13. Che sono freddi. Veritieri. Abbiamo toccato quota 13 l'anno scorso a dicembre dopo 16 giornate. Cioè, non so se è giusto fare un paragone. Sì, quindi, cioè, più del doppio di quello. Avevi già comprato i regali l'anno scorso? Sì, Max, io i regali li compro ad agosto perché costano meno. Anche i panettoni. Nei saldi li compro. I panettoni li compri prima. Quando ad agosto poi li metto in frigo. Sono quelli dell'anno prima. Va bene. No, allora, niente, direi che ci possiamo salutare. Abbiamo anche una clip. Abbiamo la clip con tutti Luca, i gol di Lorenzo Luca. Di Lorenzo Luca. In campionato. Per festeggiare il suo esordio e per augurarci che, insomma, già contro il Milan, tra l'altro lo sappiamo, cioè, si prepara un esodo ancora, corriere, tifosi, insomma, l'entusiasmo, l'ambiente c'è. E quindi, insomma, ci siamo lasciati alle spalle questa giornata, è andato per fortuna tutto bene, la nazionale ha vinto, possiamo andare veramente a dormire sereni e concentrarci sul Milan. Sabato c'è da riprendere il cammino. Grazie Rino Busato. Grazie a te, Giorgia. Marco Taviano. Ciao Giorgia. E Massimo Campazzo. Ciao a tutti. Grazie ad Alessandro Surza. Grazie a te, Giorgia, grazie a voi, come sempre. Ad Emanuele Sergi, Giancarlo Celant in regia, anche a Pezzella prima con Fiermonte e Clip Luca. Andiamo a dormire, ci vediamo lunedì prossimo, sempre qui al Tonight. Buon viaggio.
viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Share the love, share the love, share the love, share the love. Share the love, share the love, share the love, share the love. Il mondo è solo un mare di parole, e con un pesce puoi nuotare solamente quando le onde sono buone, e per quanto sia difficile spiegare, non è importante dove, conta solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare. Le foto che ti prendo di sorpresa quando non ti metti in posa sono sempre le migliori, perché colgono la verità così com'è, e tu lo sai, nonostante tutti i guai, è la strada più diretta verso il cuore delle cose, che è sempre un cuore che batte come un tamburo che annuncia la vittoria, la tua gloria in un millesimo di secondo, fermo immagine del mondo e tu regina. Ti chiami a grandi imprese, i pazzi come me. E quando io ti guardo mentre passi, fai vibrare pure i sassi, col tuo semplice procedere così sicura di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando la stessa cosa io e te nello stesso momento. Lo senti? Lo sento! Mai quanto sei bella, acqua fresca, sale e terra, e quei segni di batoste che il tempo ha scritto su di te, sulla tua pelle, il riflesso di migrazioni, di bellissime ribellioni, di problemi e soluzioni,
La deriva dei continenti ci avvicina, con un salto siamo in Cina, verso i tropici e poi qui. Comunicare non basta, con te mi sento una cosa sola, due sillabe della stessa parola. E quando io ti guardo mentre passi, fai tremare tutti i bassi, col tuo modo di procedere verso il futuro di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te, nello stesso momento. L'inizio di una nuova era. Ti guardo mentre balli, vedo in cielo i pappagalli che compongono nell'aria mia perfette geometrie. Mi fa pensare alla luna, solitarissima luna. Lo senti? Lo sento! L'inizio di una nuova era. Sera, frutta fresca di stagione, i chicomori questo amore, più crema dopo sole che tormentone, ha belli capelli ma sì, un passo di twist and I have a dream, le scarpe di Travolta nel festival gris, come mi agito quando sei qui, anima mia.